Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Siete a Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì sera, nella quale io fortunatamente mi riposo un pochino perché ci sono gli ospiti stasera. Li vedete già accanto a me se siete su Facebook e siamo tutti contenti di averli qua con noi. Signore e signori, annunciamoli subito perché non vedo l'ora. A stasera, a Dopo Cena Con su Radio Cigliano, ci sono Valentina Favazza e Flavio Filone. Ciao a tutti. Ciao. Come ciao state? Tutto bene? Bene. Evviva. Bene, sono un po' preoccupati, ma sappiamo che poi qua ci si scioglie tranquillamente e serenamente e si riesce a fare una bella trasmissione. Intanto vi do qualche coordinata. La pagina che state, il video che state guardando, probabilmente lo state guardando dalla pagina di Radio Cigliano su Facebook. Condividete il video che state guardando sulla vostra pagina Facebook, perché è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, cioè attraverso il gradimento vostro, sereno e tranquillo, non c'è pubblicità. Quindi se condividete si spread the voice, come dicono gli americani, si allarga la voce e riusciamo a essere sempre di più e a divertirci sempre di più tutti insieme. Quindi condividete, c'è un WhatsApp 328-7948-796. Questo WhatsApp, se non l'avete già fatto, memorizzatelo sul vostro telefonino, perché con questo WhatsApp voi potete fare una marea di cose stasera, veramente tante. Intanto mandateci il vostro conto selfie, una vostra foto di quello che state facendo in questo momento, della serata che state del fatto che ci state guardando alla radio, se siete fuori magari, di dove siete e di cosa può avervi portati fuori casa e perché mentre siete fuori casa state guardando Radio Cigliano. Dateci la vostra testimonianza, perché ci piace avere pubblico che corrisponde con noi quello che stiamo facendo, che sta insieme a noi e che si diverte. Vogliamo farvi vedere, e subito voglio far vedere per esempio il controselfie di Sasha da Zurigo, che fa il subito, immediatamente, guardate che bello, un controselfie dedicato agli ospiti, serata. Il primo della serata. E abbiamo Tom Felton per Flavio e Dane DeHaan e Claire Holt e Sasha Pietrese per Valentina. Questo, grazie veramente, grazie Sasha, ma grazie a tutti voi che siete in questo momento su Radio Cigliano. Potete chattare con noi attraverso la chat di Facebook. Torniamo a WhatsApp. Attraverso il WhatsApp potete partecipare al contest, e solo unicamente attraverso il WhatsApp. Quando sarà il momento del contest, chi vincerà? Che cosa? Vincerà una foto autografata di Valentina e Flavio, ma che cosa? Al contest che riguarda un doppiaggio che loro hanno fatto. Io l'ho trascritto qua su carta, loro lo leggeranno con fare neutro, senza sbilanciarsi troppo, e una volta che l'avranno letto partirà la votazione e dovrete dirmi da quale doppiaggio è stato tratto. Il primo che indovinerà, sia per Flavio che per Valentina, avrà la loro foto autografata in diretta mandata sul numero WhatsApp, quindi è importante. E poi avrete anche il selfie di giornata, ce lo faremo insieme, una bella foto a un certo punto della trasmissione, e ve la manderemo come omaggio. Quindi mi raccomando, 328-7948-796 è il WhatsApp di riferimento al quale dovete rispondere, ma la chat c'è anche su Facebook. C'è tanta gente che ci sta scrivendo, guardate che roba, non riesco a arrivare in testa. C'è Marianna, c'è Matteo che saluta, c'è Marco e c'è Antonio. Ciao ragazzi da Alessandro. Emma, sono troppo felice di avervi qui insieme a noi, che bellissimo. Questi sono, grazie, i cuori che stanno volando per voi intanto. C'è anche Annarita Pasanisi, ciao, ciao Annarita. Ciao. C'è Fabio, Gerald, Federico, Rachel, mamma mia quanti, Giovanni, ciao Giovanni, Alberto, Chiara, Cristiano, Monica, Simone, Marco che subito fa una domanda, ti vuole subito protagonista. Eccoci, Flavio, siamo subito pronti. E dice, ciao Flavio, com'è stato doppiare Tom Felton in Harry Potter? Beh, allora, innanzitutto è un percorso che è durato tanti anni. Veramente, sì. Abbiamo iniziato che eravamo bambini, era il 2001, quindi è un percorso che ci ha accompagnato a tutti per tanto tempo. Allora, è stato il primo, diciamo, antagonista, no? della mia carriera, quindi è sicuramente un personaggio che ricordo
con piacere e con tanto affetto. Un personaggio che poi nei libri magari ha uno sviluppo maggiore rispetto a... Tu l'avevi letto i libri anche? O ti sei trovato... Perché poi anche quando sono venuti Alessio e Letizia, anche loro mi hanno detto, sai, all'inizio noi non eravamo tanto pratici, anche perché era da poco uscito il libro, quindi non è che era una lettura, non è che era un classico del 1400, era comunque una lettura, una pubblicazione abbastanza nuova, contemporanea, sì. No, io all'inizio non conoscevo Harry Potter, non avevo mai letto un libro. Ovviamente dopo aver fatto il provino, dopo aver vinto il provino per Draco, ti sei andato a documentare, giustamente. E ho letto i primi tre. Mm. E quindi hai capito che c'erano delle differenze un po', diciamo, quasi strutturali tra come era tra come era scritto il personaggio e poi come è stato interpretato? Beh, sicuramente è un personaggio che ha molto più spazio nei libri rispetto al film. Poi chi ha letto soprattutto gli ultimi me l'ha confermato e mi ha detto che è un personaggio che cresce molto. Non che nei film non abbia un ruolo importante, ha comunque un ruolo abbastanza rilevante anche nella trasposizione cinematografica. Però è un personaggio che soprattutto in alcuni capitoli viene un po' trascurato. Invece nei libri è pressoché, diciamo, onnipresente. Onnipresente, sì. C'era un pochino di meno. Senti, un po' un peccato quando è finita la saga, vero? Beh, peccato sì, perché è stata veramente un'esperienza meravigliosa. Un'esperienza che ci ha visto crescere tutti insieme, un cast veramente... Stellare, posso dire stellare, veramente bello, cioè, sono stati bravissimi. Decisamente. Avete dato veramente tanto cuore e tanta magia a quel che di magico già c'era. Diciamo, insomma, che poi riascoltarci adesso che siamo adulti e sentire certo le nostre voci il primo Harry Potter 2001, se non mi sbaglio, vero? Sì, avevo 11 anni. Sì, infatti, quindi insomma poi la voce è cambiata parecchio, è cambiata anche a loro, gli siete andati dietro nella crescita. Sono cresciuti. Sì, e seguire il processo, no, di crescita di un attore, di una persona, poi è molto eccitante. Quando li vedevamo diciamo, ma guarda come sono cresciuti, sono diventati più grandi, senza averci avuto, che anche noi avevamo subito lo stesso, sì, era successa la stessa cosa per certo voi, quindi giustamente. Benissimo, continuate a scriverci. Ti chiede sempre Marco se, ovviamente, se te la ricordi, perché poi noi abbiamo questo problema che quando noi andiamo a recitare siamo tanto bravi, ma abbiamo un bel copione davanti bello scritto con le frasi che ci vengono, che dobbiamo dire. Lui chiede se tu ti ricordi una sua frase. Una frase di Draco? Sì. Vabbè, ce ne sono diverse. Se qualcuna te la ricordi? Sì, un paio sì. Allora guarda, ti do la telecamera, ti metto il bianco perché poi se la tirano fuori senza musica, vai pure. Sporca mezzo sangue, mio padre lo verrà a sapere. Grande, grande Flavio, ci piace da morire, grandissimo. E allora continuiamo perché c'è tanta gente, c'è François De Santis, ciao François, che ci saluta e buonasera. C'è anche Andrea, Nicolò, Luca, ma quanti siete? Siete tantissimi. C'è François che ti dice Aquilone, ciao, quindi lo conosci, mi sa. Possibile? François De Santis. No. Tico ti saluta e basta. Ma io lo ti saluto e basta. Ciao François. C'è Michele che ci saluta tanto. Flavio e Valentina, bravissimi. Quanti miti in pochi metri quadrati, ci dice Giovanni. Wow. Ah, veramente troppo buono, veramente. Loro sono i grandi protagonisti di stasera. Flavio, cosa ne pensi della cancellazione di Dirk Gently? Siamo tristissimi tutti noi di Dirk Gently per questa cosa, perché sì, era una serie, devo dire, a parte divertentissima, molto faticosa da doppiare, però ci siamo divertiti tanto. E noi eravamo convinti che ci sarebbe stata una terza stagione, quindi siamo andati, ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, allora la prossima stagione, e invece non ci sarà una terza stagione. E quindi succede. Purtroppo succede, non possiamo farci niente. No. Vale, pure a te capita di trovarti magari bloccata su una serie che va avanti qualche anno e poi improvvisamente si sgonfia, ed è brutto, vero? Sì. Quando capita è sicuramente molto brutto, soprattutto se ti sei affezionata al tuo personaggio, alla storia, oppure quando ti uccidono e così. Che lo vedi e dici, ma questo è il mio ultimo anello. Forse sto morendo e non tornerò più. Lì sì, è brutto, è però... brutto. È giusto anche che una cosa... Ecco, quando interrompono come Dirk Gently, dispiace proprio. Quando c'è un... Quando una serie finisce, e finisce bene, magari dopo tante stagioni, un pochino è come chiudere un bel libro, no? Vero, allora sì. Dici, perché dai, poi forse chi va avanti per 25 stagioni, io sono il capostipite, Cobra 11, quello che faccio da 25, 23 stagioni, è veramente infinito. Poi loro sono sempre più divertenti e cambiano, però insomma, a un certo punto forse la parola fine è anche giusto che si metta, no? Sì, anche perché poi, soprattutto per le serie televisive, no, si tende a allungare un po' il brodo e quindi molto spesso...
si vede proprio, no, che non hanno più le nulla ultime da dire. Puntate sono meno forti delle prime, e quindi, ma, non sempre, non sempre, perché a volte ci sono anche delle piacevoli i colpi di coda, riescono a dare dei colpi di coda interessanti. Beh, sì, per esempio secondo me è il caso delle regole del delitto perfetto, che io seguo da appassionato, oltre a essere uno dei doppiatori, e quella è forte. Beh, secondo me è fortissima, sono riusciti a tenere un livello molto alto per tutte le stagioni, che non è una cosa... È difficile, è difficile, è anche perché poi è, cioè, insomma, è una storia abbastanza complessa, quindi un colpo di scena dietro l'altro è facile poi che a un certo punto, no? E invece il si chiama, è sempre in, in americano, gli inglesi, gli americani lo chiamano jump the shark. Sai quando lo squalo salta fuori dall'acqua e poi ritorna giù, si no? Chiama, si chiama jump the shark, cioè c'è un punto in cui sali, sali, sali e poi c'è una curva che inevitabilmente scende. E quello è il jump the shark per gli americani. Vale, tu sei una che segue anche... la televisione, il cinema, non soltanto anche delle cose che fai tu, cioè è una delle tue passioni. Mi anche piace moltissimo, mi piace moltissimo. Siamo al cinema appena possiamo, si può. Sì, appena la stanchezza ce lo permette, insomma, di mettere quel piede fuori casa e tornare davanti a uno schermo, siamo al cinema. E poi sì, noi abbiamo tutto, Sky, Netflix, Amazon, non manca niente, non fate mancare niente, no, sì, diciamo sì. Mi piace, è bello. E sentite un po', domanda a entrambi. Partiamo da Flavio, così tu c'hai un pochino più di tempo per... Perché io quando mi risento, e capita, insomma, sia quando vai a vedere un film che magari hai fatto, ti capita che magari ti capita così, no? Accendi la televisione e c'è una cosa tua. Siete criticoni verso voi stessi? Siete critici verso voi stessi? Criticoni sembra un po' denigratorio. Nel senso, quando ti risenti, Flavio, e poi anche Vale, voi dite oppure funziona? Come mi ponete davanti al riascolto della vostra performance? Io personalmente sono molto critico, e questo non è una cosa positiva, nel senso che ovviamente essere critici con se stessi ha dei lati positivi, perché ovviamente si riesce a crescere anche, no? Riconoscendo i propri limiti. E come no, quanto. Certo. Però per me è impossibile seguire una serie senza stare attenti al doppiaggio. Ti condiziona? Ma tantissimo. Poi non parliamo se in quei casi, perché a volte succede, in cui magari il doppiaggio non è fatto benissimo. No, vabbè, in quel caso... Però ti distrae, anche riconoscere la persona e dire a questo è lui, questo no, è lei. Quello non tanto. Quello anzi è anche piacevole, no? Sentire i propri colleghi, anche i ruoli magari insoliti. Però sì, io personalmente sono molto autocritico. Vale? Sì, anch'io, ma non perché voglia mettere bocca su quello che poi è passato per giusto, è che uno pensa sempre di potersi migliorare, che come diceva Flavio poi è il modo migliore per crescere. Certo. E qualcuno mi ha detto che in realtà poi è vero, noi ci distraiamo guardando il doppiaggio, sentendo questo, sentendo... Il doppiaggio funziona quando le persone non si accorgono del doppiaggio. È verissimo, è verissimo. Ed è terribile, ma è bellissimo, nel senso, quando tu vai tranquillo e segui il film e sembra presa diretta, è meraviglioso. Di solito quando, come dicevate prima, il doppiaggio è meno bello, meno curato, non ce ne accorgiamo solo noi, ma lì se ne accorge veramente il tutti pubblico quanti, certo. E allora lì abbiamo fatto male il nostro un brutto mestiere. Schiaffo, secondo me schiaffo. È un brutto schiaffo, è proprio prendere a schiaffi. Invece quando passiamo in sordina così, vuol dire che abbiamo fatto e il lì, nostro lavoro lì volano i complimenti migliori, secondo sì, me, perché quando l'aderenza è perfetta. Voi anche, immagino, avete un rapporto profondo con gli occhi dell'attore, dell'attrice che doppiate, certo. Vero? Sì. È fondamentale, secondo me. Sì. Si guardano molto più gli occhi della bocca. Della bocca, la bocca la guarda l'assistente che fa il suo lavoro, esatto. Giustamente, ma noi dobbiamo guardare gli occhi. Esatto. Sentite, e le emozioni che si trasmettono attraverso la voce, no? Cioè, comunque noi recitiamo, per carità, con tanta parte di noi, ma il corpo lo usiamo meno di un attore, ovviamente, che è in presa diretta, che quindi può gesticolare, può muoversi. A parte che ci muoviamo anche molto a leggio, noi lo usiamo abbastanza. Però, insomma, trasferire emozioni con la voce, come la vedete? Secondo me è una magia strepitosa. Beh, secondo me è impossibile farlo senza emozionarsi.
quindi è necessario proprio. È un restituire l'energia che catturi dalla scena. Vero, perché lui te la dà e tu gliela rimandi indietro. Sì. È bellissimo. Cercando di essere più rispettoso possibile nei confronti di quello che lui ha già fatto, certo. Lei ha già fatto. Però sì, muoversi è comunque impossibile non muoversi, sì, no, in giro. Adesso poi con il fatto che dobbiamo essere presenti davanti al microfono, quante volte ci dicono ma te sei mosso? Ho capito, ho fatto così perché magari ho spinto un po', ho recitato, cioè mi sono accompagnato anche un po' con il corpo. Poi no? Io rischio sempre di volare giù dal panchetto, che io sono... Io vivo sul panchetto in sala perché e certe non sono sale particolarmente alta. Certe sale hanno i panchetti che sono mini. Minuscoli, e quindi ogni occasione è buona per finire in braccio all'assistente in qualche modo. Ed è limitante effettivamente. Però muoversi è anche un modo per dare una direzione alla voce piuttosto che coinvolgersi un po' di più. Vi è capitato di lavorare, perché adesso si lavora tutto con le colonne separate, è molto difficile incontrarsi a Leggio, ma vi è capitato di incontrarvi proprio a Leggio e di condividere un turno? Succede? Più di una volta sì, succede. Sì. E com'è? Emozionante. Diciamo, l'esperienza più bella che abbiamo vissuto insieme, secondo me, è stata The Danish Girl. Sì. È stato un film che abbiamo completamente doppiato tutti insieme. Tutti quanti. Sì, vabbè, non c'erano molti attori. Sì, ovviamente, principalmente erano loro due i protagonisti. Quindi abbiamo fatto tantissimi turni. A due. Io, lui e con Edoardo Stoppacciaro ho fatto dei turni, anche lui. Sì, sì. Mai colonna separata. Che bello. Direzione Mario Cordova. E questa cosa bello. Che noi siamo ormai abituati a lavorare in colonna separata, però... Poi Flavio, noi abbiamo veramente, io ti conosco da quando eri veramente piccolo, un bambino. E me lo so visto crescere, ma non solo di età, pure di statura. A un certo punto gli ho detto, te vuoi fermare, porca miseria, perché è uno spilungone. E prima era prassi lavorare tutti quanti insieme al Leggio, no? Neanche ci staccavamo quando ci accavallavamo, si cercava di essere precisi. Adesso che la colonna separata ha preso il sopravvento, lavorare con il collega accanto cosa vi dà in più? Meraviglioso. È come recitare a teatro. È vero? Sì, è un'esperienza fantastica. Vale, che dici? Assolutamente sì. A volte ti viene quasi da girarti verso... andando fuori microfono qualche volta. Però sì, è meraviglioso quando riesci a parlare con qualcuno, e nel caso appunto di Danish Girl l'emozione si amplifica in quei casi come in quel caso, ma anche in altre situazioni è come teatro, come ha detto Flavio, è un po' come teatro, sì. È bellissimo. Diciamo che è abbastanza logico, se pensi che poi anche da parte della committenza c'è stata una richiesta delle piste pulite, quindi capisco anche questo modo di operare con le colonne separate, tutto più semplice. È anche più mix. Facile piazzare, anche certo, più facile certo, organizzare certo. I turni, però ovviamente a parte è molto più faticoso lavorare da soli col collega che ti dà la battuta, tu rispondi in una maniera diversa, è un'altra cosa, diversamente. Sì. Anche semplicemente la prova muta, no? Certo, ormai sì. Si fa, però insomma per i prodotti diciamo televisivi c'è meno tempo, no? Sì. Di fare prove mute, e la prova muta insieme è meravigliosa. Io la trovo entusiasta. Scusate, nel frattempo bevevo, ma lo sapete che qua faccio un po' come mi pare. Cicerono la trasmissione come mi pare. No, è veramente bello, è veramente emozionante. Sto facendo una serie che poi facciamo insieme, Seal Team. Sì. Che ogni tanto ci incrociamo, sì. Ed è bello perché poi incidiamo separati perché c'è bisogno delle piste discrete. Però poi le prove le facciamo. Quindi mi ricordo come me l'hai detta e come. Non devo andarmi a immaginare magari quando tu verrai fra 3 giorni come la dirai, no? Esatto. Perché la possiamo fare insieme. Poi credo che sia più facile anche per il direttore, no? Dirigere una scena dall'inizio alla fine con tutti gli attori presenti in sala. È come suonare un'orchestra e avere i fiati da una parte e le trombe dall'altra, esatto. Capito? I violini ancora, che è un altro momento. C'è Giuseppe che dice: cara Guaglioncella di Aosta, quasi 10 anni che mi sopporti su Facebook e ancora non capisco come fai. Flavio, potrei definirti come Boskov definiva Gullit: è cervo che esce di foresta. Attenzione Giuseppe. Ciao, Giuseppe, che ci segue da Napoli. Ciao. Ma insomma, lo conoscete, sì. telegiornaliste.com è il sito dove ci sono le interviste a noi che Giuseppe raccoglie e pubblica. Intanto me lo scordo sempre, voci.fm, andate sulla pagina anche voci.fm, siamo ripetuti in questo momento, la diretta è ripetuta, ma anche sulla pagina Facebook c'è sempre uno speaker pronto. Avete bisogno di un jingle per la vostra radio? C'è uno speaker, andate lì.
lì e gli mandate il messaggio in poco tempo, non so dirvi quanto, ma insomma non in 10 giorni, in poco tempo il jingle vi arriva. Quindi assolutamente andate a vedere voci.fm, c'è tanta gente, Roberta, Fantasticheria addirittura dice che siete qua presenti stasera, Silvia che ricorda Connor Walsh, le regole del diritto, le regole del diritto perfetto, c'è Saso che ci saluta, ciao Saso, Giacomo, Giuseppe che ci ricorda Draco. Valentina, che ne pensi della teoria del tutto, l'hai doppiata insieme a Davide Perino o in colonna separata, chiede Paolo. Ciao Paolo. Allora, vabbè, La teoria del tutto è stato un film di un concentrato di emozioni. La prima volta in cui ho doppiato Felicity Jones e ho potuto lavorare, veder lavorare anche Eddie Redmayne in quel caso per la prima volta, è stato meraviglioso. È stato molto intenso. La storia è la storia di Stephen Hawking, quindi si sa che, tra l'altro, è una storia bellissima che andava raccontata. E purtroppo in quel caso ho lavorato in colonna separata e un pochino mi è mancata la presenza del collega, sì, certo. A parte Davide ha fatto un lavoro pazzesco, anche una difficoltà di articolazione, a un certo punto lui appunto si ammala, quindi sarebbe stato molto bello e molto emotivamente coinvolgente averlo a fianco. Però è andata benissimo, perché loro erano due mostri sacri. E quello è un film che sei andata a rivederti al cinema? Sì, sono andata a rivederlo al cinema, anche perché è stato forse uno dei, non il primo, ma uno dei primi film di un certo spessore che ho fatto. Volevi andare a vedere com'era la resa finale, volevi andare a vedere com'è poi vedere. Quando suoni lo strumento, ma poi l'orchestra come, esatto, è uscita fuori. Esatto, volevo sentire gli altri, volevo sentire tutto. Eh sì, perché poi in colonna separata non capisci niente, non riesci a capire nulla. Esatto. Però bello. Allora, grandi amici da parte di Saso, Andres vi adora tutti quanti. Puoi fare un saluto per tutti i fan di Garren Lagann da Joko Littner? Aspetta, io non so che cos'è, chiede Cristiano. Sì, Yoko è questa guerriera di Gurren Lagann, appunto, di questo anime giapponese. Sì. Però la voce è questa in realtà. Quindi, salutali. Ciao Cristiano. Perché poi a volte noi alteriamo, ma a volte no. A volte no. Mi ricordo Yoko strillava sempre, ma spesso nei cartoni animati giapponesi strillano sempre. Sì. E quindi è proprio la loro maniera di essere, di recitare, di dire le cose. Esatto. Tanti baci da Isabella Pasanisi. Ciao. E François dice: sei un grande quando fai il video con Merluzzo. Perché hai previsto un video con Merluzzo? Sanno tutto, voilà. Sanno tutto. Non c'è scampo. Ancora non lo so, fare. Penso presto. In realtà siamo entrambi impegnati e quindi non c'è stato modo neanche di organizzarci. Però insomma ho accettato la sfida e quindi dovrò fare. Perché lui fa le sfide, vero? Fa sì, le sfide, sì, di... Io stavo in palestra, lui è arrivato all'improvviso, mi fa: no, devi assolutamente fare questa cosa con me, perché me la stanno chiedendo tutti. Allora facciamo la diretta. Io un po' anche preso di soprassalto. No, però è stato molto carino. Con la goccia di sudore che scendeva. Però la vogliamo vedere questa cosa. Un vostro saluto chiede Ignazio: vi seguo da tantissimo tempo, Valentina, sei pronta per Westworld? Che aspettative hai per questa nuova stagione? E Flavio, così le faccio tutte e due e poi rispondete, che cosa mi sa dire su Dirk Gently? Vabbè, l'abbiamo già detto questo, ne abbiamo già parlato che la serie è stata chiusa. Senti, Westworld, che cosa, come la vedi? Westworld è una delle serie più belle che io, tra le serie più belle che abbia mai fatto, e non vedo l'ora. Non vedo l'ora, tra l'altro sarà a breve, immagino, ci contatteranno per la seconda stagione. Perché poi noi non lo sappiamo, quindi no, noi non sappiamo a un certo nulla. Punto ci arriva la telefonata e andiamo, esatto, a lavorare, non lo possiamo sapere. Più che altro è tutto a ridosso. Sì, come immediatamente. Vicino, quindi... Abbiamo fatto il trailer per adesso e lo aspetto anch'io con tegna. C'è Monica che dice: che teneroni, ma Flavio è terrorizzato, è possibile? No, non è vero. Monica, sono terrorizzata io. Non è vero, non si vede, ragazzi, giuro che non si vede. Emma dice: è bellissimo sentirvi parlare, mi viene da piangere, perché poi noi, carina, volenti o nolenti, facciamo parte dell'immaginario collettivo della gente, perché le nostre voci poi, andando a sostituire quelle dei Beniamini
beniamini di tante serie, film, eccetera, eccetera. Poi sono quelle che corredano il film, almeno per quanto riguarda la parte vocale, no? Quindi comunque posso capire che capiamo che c'è tanta emozione. Però ricevere, diciamo, l'affetto da tutte queste persone è sempre, sempre gratificante, no? E quindi quando poi ti rendi conto che sei seguito da persone che amano il tuo lavoro è sempre bello. Eh sì, allora il mitico Light Yagami, io non so di che cosa sta parlando, ma è un altro importantissimo anime, parliamo di una decina di anni fa ormai, sì. Ed è stato il primo anime che ho doppiato io, avevo 18 anni e ho fatto il provino anche lì e non avevo idea di che cosa fosse Death Note. Quando poi ne ho parlato con gli amici mi hanno detto: ma come non sai che cos'è Death Note? Ma informati, ma faccio una cultura. Porca miseria. E quindi l'ho fatto e... Bello, com'è stato? No, è bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, faticosissima, ma... Voi come siete? Concettualmente proprio, no, come doppiaggio, con gli anime giapponesi, cioè li vedevate, è un media che vi piace, è una cosa che... Dipende, alcuni sono prodotti eccellenti. Ovviamente il problema è un po' lo stesso problema che si hanno, diciamo, generalmente con le serie, no? Con i prodotti televisivi. Ci vuole tempo per seguirli, ci vuole tempo per stare dietro... anche per, no, per affezionarsi, e quindi da fruitore diciamo che in genere preferisco il cinematografico. Ok. Però se ci sono dei prodotti validi, perché no? Vale? Io non seguivo tanto gli anime da ragazzina, giusto quelli di Bim Bum Bam, ecco, non so neanche se quelli che guardavamo tutti, quindi Mila Shiro... Quelli un po' anni 80, sì, diciamo, anni 80-90. Confesso che non ero una conoscitrice fine degli anime, però... Però, si può sempre cominciare. Ma come no, assolutamente sì, tanto c'è tanta gente veramente appassionata. Sì. Vale, doppiare da serie The Originals nei panni di Claire Holt, ti è piaciuto? Beh, sì, è stata divertente, è stata una serie molto... una di quelle serie che si fanno, dico in leggerezza, ma non perché fosse facile, ma perché effettivamente era... molto... scorreva bene, era... divertente, era una cattiva, io adoro fare le cattive, quindi è bello, come stimolante. Questa è la domanda che faccio sempre a tutti quanti: cosa vi piace fare di più, i protagonisti o gli antagonisti? Ma cioè, il buono o il cattivo del film? Io direi entrambi, cioè, sì. Non nello stesso film, chiaramente. No, ovviamente no, però... Esatto, ai massimi livelli. Esatto. Pensa sarebbe eccezionale. Dipende dal personaggio, dipende da come è strutturato, dipende dalla psicologia. A me la psicologia del personaggio mi interessa tantissimo, quindi molto spesso trovo più interessanti gli antagonisti, invece altre volte trovo uno spessore maggiore magari nei protagonisti, quindi dipende. Sì. Non saprei dire. Sì, ecco, io ho una passione per quelli che hanno un animo un po' più lugubre, ma come dice Flavio, poi dipende, perché ci sono dei buoni e dei protagonisti che sono fantastici. Senti, ci sta, a parte che Andres fa una notazione e dice: mi è piaciuta tantissimo la tua voce su Quicksilver di Avengers e mi spiace che te l'abbiano ucciso subito. Grazie. È andato via rapidamente. È dispiaciuto tanto anche a me. Porca miseria, è brutto quando te lo ammazzano immediatamente. Appena ero entrato in sala mi hanno detto: tanto mori. Non è bello. E io pensavo fosse uno scherzo. No. Invece era vero. Era vero. Ma c'è Tiziano che... adesso ti metto il bianco, Vale, vuole, se tu vuoi ovviamente, se gli puoi dire: è una riccia spiccia con la voce di Ariel. Ah, da C'era una volta. Credo da C'era una volta, ti metto il bianco, vai. Ok, dove devo guardare? Guarda, ti do la telecamera, quella lì, okay. Vai lì. È una riccia spiccia. Grande Vale. Quindi insomma, chiedetevi, sarà dato entro certi limiti. Io voglio anche far vedere dei WhatsApp che sono arrivati. Questo è Ricky che ci dice che in questo momento sta andando a vedere Mary Poppins. Meraviglia. E quindi ci seguirà su YouTube, perché questo video sarà su YouTube, sul canale YouTube Radio Cigliano, alla fine della diretta, quindi lo potrete seguire lì. Ma c'è anche Marianna che ci manda una bella veduta di Palermo. Guardate che bella, tra l'altro, guardate che bella foto, ha trovato ad una luce spettacolare, pazzesca, veramente bella, eccezionale, sì. Ed è questo che ci piace vedere. 3287948796 è il numero WhatsApp per essere super social con noi e per partecipare anche al contest che avverrà tra un pochino. 21:30 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Favazza e Flavio Aquilone. Li vogliamo conoscere, ma li vogliamo conoscere anche attraverso la loro anima musicale, perché attraverso la musica veramente conosci un po' di più, entri un po' di più nel cuore delle persone. E allora, chi di due vuole cominciare? Questo non abbiamo definito prima.
Flavio, comincia Flavio. Va dimmi bene. Il numero della canzone che la carico subito. Ma mettiamola 5, dai. La numero 5. Sì. Allora, spiegamela, perché questa era una canzone, ti dico la sincera verità, non la conoscevo. Davvero? Non la conoscevo, sì. Poi quando l'ho sentita ho capito che canzone era, ma non era nella mia libreria della radio. Vedi, tra l'altro, tutte le canzoni che portano gli ospiti poi andranno immediatamente in rotazione nella radio, perché la radio è fatta da noi e quindi bella è bello cosa. Che c'è, poi entreranno nella rotazione della radio piano piano. Quindi perché questo pezzo, Flavio? Allora, questo è un pezzo del 2002 ed è originariamente era stato scritto e composto da Cody Chestnut, che ha registrato l'intero album nella sua cameretta. Vedi? Sì. Dopodiché è stato notato appunto dai The Roots e hanno deciso di fare una cover, anche se in realtà non era un pezzo conosciuto, quindi si poteva considerare un inedito. Sì. Ed è una canzone che parla di contaminazioni musicali e quindi di quello che esce fuori quando due generi distanti si incontrano. Bello, molto è molto bello, bello, sì. È molto bello, secondo me è un pezzo molto profondo. E allora ce l'andiamo a sentire immediatamente in diretta su Radio Cigliano, il primo pezzo che porta Flavio Aquilone, per conoscerlo meglio e per avere una identità musicale anche di Flavio e di Valentina. Sono i The Roots featuring Cody Chestnut, questa è The Seed 2.0, che ci ascoltiamo alle 21.32 in diretta su Radio Cigliano. Ovviamente adesso siamo per voi di Facebook soltanto, perché sulla radio in esclusiva sulla radio c'è il pezzo musicale. Se volete ascoltare bene le selezioni, scaricatevi l'app per iOS o Android Radio Cigliano, la trovate sui vostri gestori di app preferiti della vostra piattaforma e potete ascoltare la radio. Quindi in questo momento sulla radio il pezzo è pulito, ma qui continuiamo a parlare e a stare fra di noi. Ragazzi, sono arrivati così tanti WhatsApp che non li so gestire. Io penso che questa sera succederà veramente un disastro, perché non li riesco. Oddio, quanti. Guarda quanti sono. Allora, Silvia Calzetta, sono pronte per guardare ciao. La diretta e ci guardano in questa maniera. Ciao. Guardate che bellissime. Belle. Bellissime, veramente. 328. Guarda che occhioni. 7948796 per essere con noi. Adesso magari un po' rapidamente, quanto abbiamo? 3 minuti, ci abbiamo ancora un bel po' di tempo. Voglio allora, farlo. C'è Carlo che si trova a Sestrier. Allora, Carlo ha una storia particolare. Siccome lavora a Limone Piemonte e lontano da casa e non ha il wifi, lui di solito si mette in una piazza di Limone Piemonte con la neve, con la bufera, dentro la macchina, si aggancia al wifi che trova nella piazza free e ci guarda per tutta la puntata. Vabbè, un eroe. Un eroe. Però in questo momento è a Sestriere, non vedrà, non può vedere la puntata perché purtroppo non ha trovato la diretta. Non, però non vede c'è la qualcosa linea. Di altrettanto bello. Guardate che bello. Ragazzi, voi mare o montagna? Mare, tutta la vita. Vale, dimmi. Vabbè, lei dimmi. È di parte. Io arrivo dalla montagna. Tu arrivi quindi, dalla montagna, grazie. Veramente. Quindi la montagna per te è importante. Sì, è adoro veramente il mare, importante. Ma la montagna è casa. Proprio. È casa, sì, è sì, bellissima, sì. Veramente. Guarda che bello, tra l'altro. Spettacolo. Scorci veramente eccezionali. Stanno arrivando WhatsApp a profusione. Lei Giuseppe, cari Guaglioncella e Guaglioncello, non ho la pretesa di avere il tocco di Loving Vince, ma spero apprezzerete questa mia piccola opera con alcune escluse, cara Valentina, dal biglietto di auguri che tu sai, e con alcuni dei tuoi personaggi, caro Flavio, oh. Che ho apprezzato anche se forse non altrettanto conosciuti come altri, con stima da parte di Giuseppe Bosso. Ma che carino, fatemela sistemare. Sì, ma sono molto creativi i nostri ospiti. Allora, Giuseppe virtuali. Me l'aveva detto che avrebbe fatto un lavoro molto interessante e no, devo dire bellissimo. Guarda che bello. Questi sono i nostri due personaggi di Loving Vincent. Con le interviste vostre, sì. Che avete rilasciato a telegiornaliste.com, sì. Andatelo a vedere, è un altro sito che parla di noi che facciamo questo lavoro. Quindi se siete appassionati, mi raccomando, seguitelo veramente. Grazie, grazie. Giuseppe, grazie per mille. Questo WhatsApp. Allora andiamo avanti, vediamo di farne vedere ancora qualcuno. Davide ci sta seguendo insieme a Luna. Un altro gatto. Guarda che bello, devo ridimensionare un pochino la foto perché alcune sono un po' esagerate, ma guarda che gattone enorme, bellissimo. Ma potevamo portare un gatto anche noi, possiamo scusa. Avere un gatto. Ma pensa se ci cammina qua sulla console, che casino. Fighissimo. Mi chiude tutti i microfoni. Però grazie veramente, grazie per il vostro controselfie, sempre al 328-7948-796, memorizzatelo. Allora, Ignazio che fa delle cose eccezionali, io li chiamo delle specie di collage elettronici. Questo è il collage che ha fatto
fatto per Flavio e Valentina. Wow. C'è Dolores Abernethy di Westworld, c'è Tiffany Doggett di Orange is the New Black per Valentina, e Gilly del Trono di Spade, e per Flavio c'è Draco Malfoy, come può mancare, immancabile, c'è Dirk Gently e Nick Clarke di Fear the Walking Dead. Guarda che bello, per questo ve lo mando su WhatsApp. Grazie, è bellissimo. Grazie Ignazio, siete creativi e ci piace da morire la vostra creatività, perché è fichissima. Dobbiamo tornare in diretta perché vediamo se riesco a mandare. No, vabbè, queste le preparo, però queste sono da far vedere dopo, perché mancano. No, non ce la faccio neanche a prepararle. Mancano solo pochi secondi, dobbiamo tornare in diretta in radio. Continuate a seguirci, 328-7948-796 WhatsApp per essere super social con noi. The Roots featuring Cody Chesnut, e questo Chesnut, e questo è The Seed 2.0. L'avete ascoltato in diretta su Radio Cigliano, primo pezzo portato da Flavio Aquilone. Iniziamo a conoscervi anche musicalmente, ma la musica, ragazzi, perché poi questa è una radio, e nella radio si fa musica, giustamente. Certo. La musica che cos'è per voi? È una parte, un complemento della vita, una compagna giornaliera, oppure è una cosa che si ascolta quando capita? Come la vivete? Beh, per me è una compagna di vita proprio, la musica. Ha accompagnato ogni periodo della mia vita, per me è un ruolo molto importante. E, diciamo che molto probabilmente se non mi fossi occupato di cinema nella mia vita, mi sarei occupato di musica. Di musica, vero? Sì, sì. Da bambino suonavo il pianoforte, ero anche bravo, poi ho smesso. Come ho fatto io, uguale. Grande errore. Grande errore, non sì. Non bisogna mai smettere. Grande errore. Vale, per te la musica che cos'è? Per me la musica è... segna parti particolari di certi momenti della mia vita. Magari ne seguo poca, non la seguo proprio in diretta, tutte le uscite nuove magari non le conosco, ma è capace che rimango affezionata a vecchie canzoni perché mi ricordano cose anche dell'infanzia piuttosto che dell'adolescenza. Quindi vi capita di, che ne so, di stare a fare, di star facendo delle cose vostre, a un certo punto parte una canzone e vi si materializza davanti un ricordo, un profumo? Sì. Sempre, direi. Sempre, è vero? Sempre. Quindi è necessaria la musica, non è una... Non può mancare. Io sono poi molto nostalgica, quindi ripeto cose anche vecchie. Lui mi dice ogni tanto, ma senti cose vecchissime. Io... capita, però capita, perché giustamente uno poi la musica se la porta dentro, sì. Si porta dentro le sue idee, le sue sensazioni, i suoi profumi, come dico io, vedi anche un'immagine che ti si compone davanti agli occhi, tanti ricordi che sono racchiusi da un brano musicale che poi vengono stimolati in questa maniera, è bellissimo secondo me. Lo faccio vedere adesso, in radio non lo potete vedere, di solito lo faccio tramite, mentre siamo nei fuori onda, ma Giovanni ha preparato due bellissime composizioni. Questa è la composizione che ha fatto per Valentina con i personaggi doppiati in questo bellissimo campo di papaveri. È bellissimo, veramente Giovanni. Bella, eccezionale. E questa è la composizione che ha fatto per Flavio. Wow. Ci sono anche personaggi volanti che ti volano intorno, veramente bella. Venite su Facebook a guardarli perché è veramente bello. Siete creativi in una maniera. C'è anche Cody che fa surf sì. Sulla collina. È bellissimo. Ma stanno arrivando così tanti messaggi che più aumentano veramente tanto. Spero di riuscire veramente a mandarli tutti, perché ci sono messaggi lì, messaggi qui. Andiamo avanti anche con i messaggi sulla chat. Com'è stato doppiare Light Yagami di Death Note? L'abbiamo già detto, Marco, te lo puoi vedere se non ti abbiamo risposto, ma siamo molto indietro con la chat. Puoi ritrovarla nel video YouTube che troverai su YouTube fra poco, appena finiamo. Allora, vuole Emma chiederti se... lei puoi leggere una frase di Light. Ok. Allora, è una frase lunghissima, io te la agevolo un pochino in questa maniera. La leggi? Sì. Parte qua dalle virgolette, io metto il bianco solito, ti do la telecamera che è quella lì, in maniera che puoi interagire anche con lei. Sei pronto? 3, 2, 1, vai. Il mondo fa schifo e se la feccia crepasse sarebbe meglio per tutti. E io, con questo quaderno, posso far sì che ciò avvenga. Evviva, grande. È successo qualcosa alla telecamera? Io spero che riparta, perché la telecamera si era bloccata. Vediamo se è Light, è il potere di Light. No, si è proprio bloccata. Benissimo. Siamo senza una telecamera. Adesso cercherò perché l'attacco della telecamera è lontanissimo. Mi devo alzare. Però intanto andiamo avanti con questa telecamera qua, perché si è bloccato tu. Vediamo un po'. Sì, si è bloccata. Adesso vediamo. Cercherò di sbloccarla in diretta. Ci vediamo.
Allora, ci sono tanti cuori, ma i cuori per Flavio e Valentina devono essere veramente tanti. C'è anche Riccardo Rossi che ci sta seguendo. Ciao, ciao Riccardo. Ciao. I protagonisti di Danish Girl l'abbiamo visto. Flavio, uno dei miei personaggi preferiti è Wyatt Spencer in Beautiful, dove lavorate insieme a Valentina nei panni di Hayley Forrester. Hayley Forrester, che mi hanno ucciso. Ah, sì? A proposito. Porca miseria, tornando, quando muoio. È bellissimo, è bruttissimo quando muoiono, è veramente brutto. È saluti da Cuneo da parte di Francesco. Mi hai fatto piangere, dice François, quando mi hai salutato Flavio. Io sono un grande fan, sono veramente carini, veramente, veramente tanto. Allora, c'è Simona che dice, ciao ex vicini di casa. Simona, ciao! 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 Siamo sempre qua, siamo tutti quanti insieme. Ciao bella! Allora, io nel frattempo cerco di fare una cosa, vediamo se ci riesco, perché poi non è detto. Dovrei riuscire a... Oh, è ritornata la telecamera! Siamo riusciti a riprendere la telecamera, quella che era andata, mai andata male. Ed è tornata da solo, non abbiamo meriti. No, non abbiamo meriti, ma non ci siamo riusciti. È stato light, sicuramente. Bravissimi e bellissimi da parte di Franca da Torino. Ciao. Grazie. Franca! Ciao Beth, Vale, che bello vederti da parte di Cristina. Ciao Cristina! Evviva! Bravissime tutte e due, peccato che Flavio non mi ha dato l'amicizia. Voi come siete socialmente parlando su Facebook? Siete, avete il vostro, come dire, tenete la vostra privacy, oppure se qualcuno vi chiede l'amicizia, un fan, qualcuno che vi apprezza per il vostro lavoro, volete, la date, l'amicizia ovviamente, senza problemi, come siete messi? Ma dipende, allora, io sono molto geloso della mia intimità, quindi in genere anche su Facebook non posto mai nulla di personale. Personale, salvo rarissime occasioni, diciamo che lo uso più per la parte lavorativa. Ok. Invece uso magari un po' più, parlo di Instagram, sì, come per parlare dei miei viaggi, perché io sono un viaggiatore accanito. Proprio, sì. Vuoi viaggiare, ti piace viaggiare. Adoro viaggiare, quando posso viaggio sempre, e quindi condivido i miei viaggi, condivido anche le mie esperienze che faccio con il cinema, diciamo mi occupo più che altro di quello, però sì, sono abbastanza, diciamo, non permetto ai social di invadere la mia sfera. Ho capito, quindi c'è con parsimonia. Allora, diciamo che a volte rispondo costantemente, altre volte invece sparisco per lunghi periodi. Okay. Quindi non, soprattutto su Facebook ultimamente non sono tanto presente. Il problema è che mi arrivano tantissime richieste di amicizia, e quindi ho superato il limite massimo e molto spesso non le vedo neanche. Quindi certo. C'è gente che anche conosco di persona. Mi dice, ma che fai? Non mi dai amicizia? Ma dove? Ma quando? Vale? Sì, diciamo, io lo uso un po' più di così, nel senso che magari pubblico musica piuttosto che citazioni o cose o attualità, però cose mie private no, effettivamente no. Ok. No. Però insomma, se qualcuno vi chiede l'amicizia, sì, dipende, insomma, magari. Ecco. Mi piace quando scrivono due righe. Sì, quando si presenta. Certo, quando è si vero. Presentano. Cioè, tu bussi alla porta di qualcuno, sì, dici chi sei, non è che ti entri dentro una casa senza, esatto, presentarti. Diciamo, no? Generalmente io non accetto persone magari con nomi falsi, oppure anche con un foto, strane immagini, che si capisce che non sono, esatto, loro. Certo. Quelli, okay, evito di accettarli. Okay. Due righe questo sono gradite. Giustamente. Sentite, tecnologicamente come siete messi voi due? E sotto che punto di vista? Proprio la tecnologia, avere, che ne so, computer, telefonini, musica digitale, se sì, vi piace avere musica digitale in tasca o se preferite avere il CD, non no, so. No, tutto digitale. Tutto io digitale. Ho il mio laptop portatile che mi porto ovunque, anche quando viaggio, a volte anche al lavoro, è inseparabile. Con tutta la tua musica dentro, con tutta la tua vita dentro. Esatto. Vale? Uguale, tranne per i libri, che continuo a portarmeli in giro cartacei. Non riesci ancora? No, non riesco a passare all'ebook, però tendenzialmente è un buon rapporto con la tecnologia. Bene, bene, è bello, perché non è detto, non tutti quanti ci riescono. Allora, saluti dalla Liguria da parte di Clouds. Claudia, ciao Claudia. Ah, Claudia, perfetto, sì. Non so perché Clouds, però è così. Michele ci saluta, vi ricordate il vostro primo turno al Leggio? Ve lo ricordate? Chiede Michele. Vai tu. Vado io? Sì. Vai tu, Vale. Allora, il mio primo turno è stato un personaggio di Saint-Tropez, che era una telenovela,
avevo 18 anni e si faceva, era il periodo in cui lavoravo al Video Delta di Torino. Di Torino. E sono stata su un anno e in quell'anno ho iniziato appunto con Saint-Tropez. E ti ricordi un'emozione particolare di quel primo turno? Sì, prima di tutto era la prima volta, perché io ho iniziato da sola in casa con i miei piccoli macchinari così, e quindi era il primo leggio, la prima console vera che vedevo, ero emozionata. E mi ricordo che provai la battuta e c'era scritto ovviamente le indicazioni fuori campo, in campo, eccetera. E che per te erano sconosciute. Sconosciutissime. Però vabbè, ho portato a casa l'anello, e cioè la scena, e alla fine Riccardo Lombardo, che era vicino a me, era contento. Io gli ho chiesto solo una domanda: ma FC è questo? Che vuol dire? Dire? E si è girato e mi ha guardato: tu hai fatto tutto ignorando. E io sì, l'ho vista, sono andata a presso a lei. E questa era una cosa che mi ha fatto sorridere, perché c'era Flavio, un po' per di... te è più complicato, vero, ricordarti il primo turno? Allora, diciamo, non ho dei ricordi, ho dei ricordi nitidi, no, ricordo l'emozione che ho provato la prima volta che sono entrato in sala di doppiaggio, quello la ricordo benissimo. Era un cartone animato, si chiamava il Settimo Fratellino, era un cartone animato dove io doppiavo un coniglietto, sì. Erano 7 coniglietti e un cane, e io prestavo la voce a uno dei coniglietti, ed è stato un turno, immagino, devastante, perché eravamo 8 bambini in sala, quindi puoi immaginare, un disastro. Alla vecchia NC. Come no, alla vecchia NC. E quella è stata la prima volta che ho avuto un approccio con il microfono proprio in maniera diretta. E quindi te lo ricordi comunque, ti è rimasta questo ricordo? Sì, sì, parliamo Senti un di... Po', era il 94. Di un po' di insomma... tempo fa. Senti un po', arrivare da bambini al leggio, no? Poi sappiamo che poi ti porti avanti il lavoro e poi il lavoro diventa lavoro. All'inizio forse è più un gioco, come l'hai vissuto tu? Sì, per me è stato assolutamente un gioco, è una cosa che ho voluto fare io, e anzi all'inizio i miei genitori non erano molto convinti all'idea, perché comunque sia mettere un bambino in un ambiente così complicato, diciamo, come il nostro, può essere rischioso, però hanno visto che da parte mia c'era un interesse, c'era passione, e quindi poi la cosa è andata avanti. Sicuramente iniziare da bambini è più semplice, è più facile. E a qualche collega nostro dice: però in questa maniera forse ci siamo persi la fanciullezza, l'adolescenza, la spensieratezza di quell'età. Tu come l'hai vissuta? Ma approcciandosi a un ambiente lavorativo così giovani, è inevitabile che si cresce prima, questo è scontato dirlo. Però secondo me, io non penso di essermi bruciato delle tappe, io penso di aver vissuto molto bene la mia infanzia. Chiaramente ho dovuto fare dei sacrifici durante la mia infanzia per poter permettere a entrambe le cose, allo studio e alla carriera, di andare avanti. E questo può sembrare strano, ma è così. È necessario, è così, è gioco forza. Sì, ho dovuto sacrificare molto tempo per questa mia passione, per questa mia attività. Però è stata una cosa che ho fatto con estrema passione, con grande amore. E quindi sì. Ecco. Vale, invece tu, veramente mossa da una grande passione per questo lavoro? Sì. Spiegamela, come, perché poi non è così, cioè sai, uno vede un lavoro, lo vede quotidianamente, e quindi si può anche appassionare, no? Questo è un lavoro dietro le quinte, un lavoro in ombra, un lavoro di cui quando ero piccolo e ai miei compagni di classe dicevo faccio il doppiaggio, non mi gioco a calcio, capito? Niente, non capivano. Mentre tu come l'hai scoperto? Allora, io cercherò di essere breve. Io l'ho scoperto perché mio nonno mi faceva sentire le musicassette, le audio storie, quindi io ho avuto subito un approccio, ero piccola, avevo 4 anni, con le voci. E ho amato questa cosa di non avere un'immagine, ma avere delle voci, quindi un'emozione che arrivava solo dalle voci. Poi da lì ho iniziato a capire che dietro i cartoni animati c'erano delle persone in carne e ossa, che quindi non erano poi così irraggiungibili. E io ero molto timida, però mi piace recitare, e quello era anche un modo per registrarmi, recitare e non apparire, okay. Che non vuol dire che io non... Quindi il lavoro perfetto però, in però questa... Però per me in quel momento era veramente... Per questa personalità il lavoro perfetto, perfetto, veramente. Perfetto, poi vabbè, ero più piccolina, adesso magari non me lo precluderei, però non, all'epoca è iniziata così. E quindi niente, i miei
facevano tutt'altro, in famiglia nessuno era attore. E come ti guardavano questa erano tua passione? Erano interessatissimi, perché in realtà gliel'ho fatto conoscere io, perché in una, poi io sono di Aosta, e quindi lì una, è veramente una realtà piccolina, e addirittura il doppiaggio, non perché non ci sia informazione, ma perché è veramente una realtà un pochino più semplice, quindi non c'era proprio l'idea che potesse essere, ci potesse essere il doppio. Julia Roberts parla così, sì, ok, che è un po' la magia che riusciamo, esatto, a dare, no? La gente vede quella che sta a Los Angeles e dice John, però parla in italiano, esatto. Esatto, però a parte questo, gli ho introdotti io a questo mondo, e mio padre ha deciso, mio padre e mia madre hanno deciso un giorno, avevo 11 anni, di regalarmi un mixer, venendo incontro a quella che era la mia passione, e quindi da lì ho cominciato questo percorso, tra virgolette, sì, di autodidatta, ma più che altro era veramente un gioco, cioè io passavo le ore in camera, e finché poi non ho fatto teatro. Quindi insomma, possiamo dire che se uno ha passione, ha voglia, ha interesse, poi a un certo punto questa passione, uno sfogo riesce a veicolare questa passione attraverso, poi arrivando veramente al microfono e al leggio. Guarda, sicuramente avere una passione grande che ti permette di, io ripeto, per me è stato un percorso da autodidatta, cioè lo facevo tanto da sola, come dicevi tu, gli altri magari andavano a giocare, io stavo in sala, quindi ti fai l'orecchio, ti alleni, e la passione ti porta a fare questo, no? A provare, e se a un certo punto hai talento e hai la voglia e la spinta giusta e la famiglia giusta alle spalle che non ti dice dove vai, vieni qui, perché è un mondo perché non che capisce, non magari capisce, certo, o altro, assolutamente sì, cioè è giustissimo che chi ha passione riesca ad avere poi con la giusta pazienza un approccio al microfono, poi ci sarà chi di dovere che dirà sì, no, non è ancora il momento, riprovaci, però la passione è sicuramente è fondamentale. Sì. 21:52 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Favazza e Flavio Aquilone, veramente interessante, siamo tantissimi questa sera, condividete sulla vostra pagina Facebook se vi piace la maniera in cui facciamo la radio, è un po' diversa dalle radio normali questa, è una radio un po' che sembra di veramente di fare una chiacchierata in famiglia, se vi piace fare una chiacchierata in famiglia con noi, tra amici, dopo aver mangiato con un bicchiere in mano e così a parlare di cose belle, condividete sulla vostra pagina Facebook, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità. Vale, tocca a te per la musica. Quale carico? Che numero carico? Allora, ma iniziamo con uno sprint così. Carichiamo la 3. La numero 3, mamma mia, questa è una canzone, questo è un pezzo strepitoso. Questo è un pezzo. Ma lei è strepitosa. Tra l'altro, questo è l'album che era prontissimo, però lei non l'ha mai visto pubblicato, perché è stato pubblicato 3 mesi dopo la sua morte. È vero, è vero. Quindi purtroppo lei fa parte del club dei 26, 27. Dei 27, 27, quelli che purtroppo... pare che ci sia sta maledizione tra cantanti e persone famose, ci sia questa coincidenza, diciamola più in questa maniera, perché non ci crediamo alle maledizioni, questa coincidenza che a 26-27 anni succede qualcosa di brutto. Allora, lei perché? Lei perché era una... infatti questa la dedico a mia mamma, perché era una canzone che lei ascoltava a ripetizione quando ero piccola, forse anche quando ero nella sua pancia, e continua a farlo ancora adesso, quindi è una canzone che ho nel cuore e ho scelto questa. E allora ce l'ascoltiamo adesso in diretta su Radio Cigliano, un pezzo da mettere i brividi. Lei forse è una delle più grandi cantanti, delle più grandi voci che abbiano mai inciso su vinile, perché all'epoca si incideva su vinile, veramente eccezionale. Signore e signori, primo pezzo di Valentina Favazza è Janis Joplin, e questa è Cry Baby su Radio Cigliano. E già graffia, che meraviglia! Sentite, c'è una cosa lunghissima, ma mi prega di leggertela, Valentina. Emma dice: sono una grandissima fan di Flavio. Grazie. No, per Flavio, per tutte e due, insomma. La sua voce mi accompagna sin da quando ero piccola. Aspettavo con ansia questa live per avere l'opportunità di esprimere tutto il mio apprezzamento per il lavoro che fai. Ogni volta che sbuca un personaggio con la tua voce, io sono felice. Pensa che Miraculous ho iniziato a seguirlo solo dopo aver sentito parlare Chat Noir. Spesso hai doppiato personaggi irritanti, ma era impossibile odiarti. Sarai stufo di sentir parlare di Light Yagami, ma la tua performance lì è stata spettacolare. L'inizio della mia avventura nel mondo degli anime
anni, perciò ci sono molto legata. Com'è stato dare la voce a un personaggio psicopatico e geniale come Light? Come hai vissuto la sua evoluzione psicologica da Emma che ha fatto questo disegno? Un disegno bellissimo. Guarda che meraviglia, veramente bello. Caspita. Che le dici, Flavio? Sono senza parole. Questo messaggio è bellissimo. È Flavio, veramente sono, un artista. Sono quei messaggi che ti riempiono ti il riempiono, cuore. Sì. Com'è stato, aspetta che riprendo la domanda perché io poi mi dimentico tutto, com'è stato dare voce a un personaggio psicopatico e geniale come Light? Beh, è stato sicuramente stimolante perché è un personaggio molto distante da me, molto all'epoca, soprattutto molto lontano dalle mie corde. E, ovviamente dovevamo cercare di essere il più simili possibile all'originale e lui aveva un modo di parlare molto quasi monocorde, no? Però non era mai apatico, era sempre, diciamo, aveva un certo spessore e soprattutto nei suoi monologhi dove parlava era, insomma, è stato veramente un piacere seguirlo. E poi negli episodi, vabbè, non voglio spoilerare per chi non ha visto magari la serie, fatelo se non l'avete fatto. guardatela, mi raccomando. Diciamo che la parte finale è sicuramente quella dove ha un risvolto più folle. Bello però, molto bello. Molto bello, molto. Allora bello. Io voglio farvi vedere due ancora. Quanto ci abbiamo? Un minuto, ci abbiamo ancora tempo. Lui è Francesco da Milano che ci segue con il suo Francesco. Ciao Francesco. E poi ce n'è un altro che avevo preparato ma adesso non lo trovo più, adesso lo trovo subito. È James da Torino, eccolo qua, che ci sta seguendo. Ciao James. Su un televisore James. Enorme. Guardate che roba. Siamo noi. Siamo noi che ci sta guardando sul siamo televisore in TV, enorme. Mamma, sono in TV. Se avete uno smart TV potete mettere TV, diciamola all'italiana, potete guardarci tranquillamente anche lì. E il numero di telefono per mandarci i vostri controselfie è sempre il solito 328 79 48 796. Attenzione, Bigoli al sugo di arancia è come ci saluta Gabriele Depeche, che è il nostro grafico per quanto riguarda le sigle. Questa è roba video. Seria, questa è veramente, questa è cattiveria, questa è soprattutto seria, è cattiveria. Cattiveria, grazie Gabriele. Staff insieme a Lillo Carpino che fa le parti. Ciao. Grafiche, le parti di disegni, di fotografie. Grazie veramente, siete sempre nel nostro cuore e Radio Cigliano è grande anche per voi. Sei bravissima, sei tu a doppiare Candy Spetton in Flash, perché in originale non la si può proprio sentire, la fai tu? Sì. Spero, povera, che mi accetterai su Facebook da parte di, oddio, non so chi è, ma noi dobbiamo, no, ci abbiamo ancora 20 secondi. Oddio, chi è? Non lo so chi è perché non c'è scritto, non si è firmato su Facebook, su WhatsApp. Firmatevi perché purtroppo vediamo il vostro numero ma non vediamo. Per amanti del cinema vi seguo da schermo da 3 metri in formato flat. Bomba! Noi dobbiamo tornare in diretta però, gran figata. Grande. Questa è Janis Joplin che Cry Baby in diretta su Radio Cigliano quando si sono fatte le 21:58. Siete sempre in diretta all'ascolto di Dopo Cena con Flavio Aquilone e Valentina Favazza. Lo voglio far vedere. Allora, ci sente in Dolby Atmos emulato. Cioè, sembra di stare al cinema, veramente. Accidenti. Qua. Però oddio, chi sei? Perché non trovo il tuo nome. Anche lui non si da Monaco, vede. Però no, aspetta, erano in Finlandia. Sto cercando di trovare il nome, ma non lo trovo. O è un viaggiatore? Oh. Vabbè, però non lo trovo. Federico, Federico. Ci sta seguendo. Voglio far vedere la foto, è un po' blerrata. Però guardate che ci sta seguendo con un televisore piatto, di quelli che hanno bellissimo. La visione cinematografica. Di 3 metri, ha detto. Cioè, una roba infinita. Grande, grandissimo. Okay. Questa è la maniera giusta. È una delle maniere giuste per guardare Radio Cigliano, ma insomma anche dal telefonino viene bene se potete guardarla. Ci piace che siate veramente qui con noi. 21:59, è passata un'ora e siete sempre in diretta con noi qui su Radio Cigliano a Dopo Cena con. C'è Michelangelo che ha fatto un poema scritto. Molti ti ricordano soprattutto per Draco Malfoy. Io non posso fare a meno di pensare a Genos di One Punch Man e soprattutto a Light Yagami in Death Note. Sei stato fantastico. Ti scrive. Grazie. Un pezzo tratto dal primo episodio, solo che è infinito. Quanto dura? È un po' troppo, è veramente troppo, forse, cioè, è tutta la cosa. Forse gli puoi leggere soltanto l'ultima riga, che dici? Aspetta che non leggo. L'ultima riga la leggi? Questa qua. Okay, questa diciamo che la può leggere, è un po' troppo veramente, leggere tutto quanto ci vorrebbe perché poi è scritto piccolino, ma questa gliela puoi leggere, vai. Ho deciso, userò il Death Note
per cambiare il mondo. Grande, grande Flavio, grandissimo. Adesso ti racconto questa cosa. Dimmela. Ero a una di queste, vabbè, ovviamente ci invitano spesso, certo, no, certo. A vari festival, anche per cose legate al doppiaggio, ma anche al fumetto, insomma, varie organizzazioni. E c'era questo ragazzo che mi ha fatto sentire che lui aveva la risata di Light Yagami, che è una risata molto, molto conosciuta, che è la mia risata, sul telefono come sveglia. Cioè lui la mattina si sveglia con la lui tua, la mattina con la tua veniva risata. Svegliato dalla mia risata demoniaca. Io ho detto, ma tu non mi detesti, non mi odi. Cioè come fai a non odiarmi? E lui dice, no, senti come l'hai fatta, faccio, oddio, ma mi inquieta questa cosa. Però è bello, tu ti svegli con però la è bello risata. Perché li accompagniamo veramente tanto, i nostri amici dal che ci mattino stanno seguendo. Proprio. Grande, grandissimo. Voi andate spesso a queste raduni, fiere, tipo il Romix, ma anche altre situazioni dove magari vi invitano, immagino anche per Harry Potter ci saranno molti raduni. Guarda, sì, diciamo in questi anni ho partecipato a tantissimi eventi, anche per il mio lavoro da attore, non solo come doppiaggio, quindi mai avrei pensato che il mio lavoro mi avrebbe portato in posti così in giro. Lontani. Abbiamo presentato Bad News, il corto che abbiamo girato a... Tra l'altro, guarda, qua c'è chi dice, ciao Flavio, hai in mente di recitare in altri corti come punto di vista? Un abbraccio dalla Polonia. Accidenti! Beh sì, innanzitutto Bad News, che è dello stesso regista di Punto di Vista, l'abbiamo presentato a Venezia nel 2017 e ci ha portato lontani, è stato selezionato all'Academy, è stato a Los Angeles, alle Bahamas, insomma ha fatto un bel giro e adesso è stato proiettato dalla Rai, quindi... Bello. Sì, e attualmente si trova su Rai Play, quindi se vuoi vederlo, insomma, si può vedere lì. Sì. Bella l'esperienza di misurarsi anche col corpo, con la faccia, invece soltanto con la voce. Sì, è completamente diverso. È un'altra cosa. Proprio un'altra, è un altro ambiente, è tutto diverso. Però si parla sempre di recitazione, quindi diciamo sono due rami diversi della stessa cosa. Sì. L'approccio ovviamente è molto, molto distante dal doppiaggio, anche se... ci sono delle difficoltà in più e delle difficoltà in meno, no? Come in tutte le cose. Ovviamente il fatto che sei aiutato da quello che ti circonda è più facile medesimarsi, no? Certo. E anche il fatto che sei più libero di creare un personaggio da zero con l'aiuto del regista senza dover seguire le orme fatte da qualcun altro, quindi sicuramente c'è un processo creativo diverso. Ha dei ritmi diversi, non saprei dove iniziare, insomma sono proprio due ambienti diversi, due cose completamente sì. diverse. Anche le attese che ci sono nel cinema, no? Che al doppiaggio stai sempre tre ore in sala, quasi sempre al leggio, insomma, sì, sempre sul pezzo. Una posa può durare anche 9 ore 10 ore, tu spesso stai in camerino e però devi ripetere per le varie inquadrature, certo, no? Devi farlo più volte, ci sono vari punti macchina, sì, certo, quindi... Vale, a te è capitato di fare qualcosa in video? No, 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 non mi è ancora capitato. Ma è sempre quella timidezza che dicevi in realtà, prima? E allora, sì, no, in realtà non mi è mai capitato. Forse ormai chi conosco che fa regia sa che sono timida da sempre, quindi non me l'ha più proposto per rispetto, probabilmente. No, scherzo, io non me lo precludo, ma non mi è mai capitata l'occasione. Non ti è mai capitata. Però teatro, insomma, sì. Teatro sì, e infatti, lì stavo dicendo, teatro, l'esperienza teatrale com'è stata? Meravigliosa, vale. Probabilmente io senza quella non avrei potuto, non sarei cresciuta. Cioè mi ha aiutato in una parte della crescita. Ho capito. E penso che funzioni così per molte persone. Quindi rischia di essere anche complementare il fatto di fare doppiaggio, ma poi fare teatro, ma poi andare a fare cinema. Cioè comunque poi aiuta, ogni esperienza aiuta quell'altra che fai. A incastrare, come la vedete? Sì. Beh, secondo me sì. Sì, fai. No, figurati. No, tanto era questo. Cioè, nel senso, ovviamente studiare teatro ti permette di fare, diciamo, gestire bene delle emozioni che poi puoi restituire a qualcuno perché noi, ecco, a teatro puoi magari inventare un po' di più, al doppiaggio no, però padroneggiare delle emozioni sul palcoscenico e conoscerti bene ti permette poi di restituirle a un attore, a un'attrice sullo schermo, quindi sì, serve assolutamente, non è indispensabile, però serve. Flavio? Io dico sempre che questo è un mestiere ad ampio spettro, no? Quindi
non è settoriale. No, e secondo me, soprattutto quando uno è giovane, è fondamentale per un attore sperimentare, anche certo, per capire cosa ti piace fare, cosa non ti piace fare. Fossilizzarsi solo su una cosa è un peccato, secondo me, no? Certo. Sono esperienze che ti precludi. No, poi bello, riuscendola a fare, io per esempio non c'ho memoria, quindi per me è un problema imparare a memoria. Ma sai, a me è successo di andare sul set avendo letto il copione 3 volte. E ce l'avevi? Ma a parte ce l'avevo, ma se non ce l'hai ti viene, perché la ripeti talmente tante volte la scena, ah, che comunque okay, sia dopo che l'hai ripetuta 18 volte ce l'hai. È tua. Quindi poi è in genere tua. Diciamo si fa la master, poi ci sono vari punti macchina, però si arriva a metà giornata che magari stai ripetendo ancora la stessa scena e ormai ce l'hai, insomma. E questo fatto di dover ripetere, che nel doppiaggio sì, è vero che anche lì la puoi fare anche tante volte, anche 10, 15, 20 volte, mm-hmm, ma una volta fatta, una volta che c'è la buona, è finita. Quella battuta non la direi mai più. Mm-hmm. No? E invece nel cinema, nel teatro, la ridici e poi la ridici. Nel teatro soprattutto. Perché poi sì, la devi fare tutte le sere. Sì. E tutte le sere hai il pubblico diverso, hai la sala diversa, sei tu diverso, perché poi hai avuto quella giornata che hai dormito un po' peggio, hai mangiato male, o sei felice perché ti è arrivata una bella telefonata e poi invece svuoti tutto e ti devi mettere in scena. Come la vedete? Questo fatto di ripetere finché è necessario ripetere, rispetto al one shot del doppiaggio. Beh, allora, dipende, sono cose molto diverse. Al teatro, per esempio, non puoi sbagliare, nel senso hai dei mesi di preparazione, a volte settimane di preparazione, e appunto metti in scena, e poi quando vai in scena è lì, non ci sono errori. Sì, mentre, anche un po' allo sbaraglio forse, vero? Mentre sia in un caso che nell'altro, per quanto riguarda il cinema e il doppiaggio, l'errore è costruttivo, nel senso, certo, tu sbagli per perfezionare, mentre forse anche il fatto di vivere con ansia l'attesa dello spettacolo, non lo so, sono ambienti comunque sia molto, molto distanti tra loro, anche se si parla sempre dello stesso campo. È vero, comunque ci sono diverse cose, come dico sempre io, l'arte della recitazione ha tantissime sfaccettature, sì, quella del doppiaggio è estremamente precisa, devi avere un buon rapporto col microfono, perché altrimenti quanti attori conosciamo bravissimi che fanno bellissime cose magari in pellicola o a teatro, che però non hanno un buon rapporto col microfono. E beh, perché comunque un o viceversa, io sono una pippa sulle tavole del palcoscenico, lo dico immediatamente, lo dico e qui lo ammetto, perché è tremendo, non sono capace, non sono proprio capace, ho lasciato perdere tanti anni fa proprio perché non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo nel mio ambiente. Non mi sentivo. Beh, quello però lo scopri facendolo. Sì, certo, bisogna farlo, bisogna certo, provarlo. Sempre in diretta su Radio Cigliano 22.08, tocca a Flavio adesso scoprire, continuare ad esplorare la sua anima musicale. Quale pezzo carichiamo? Dai, carichiamo il 3. Carichiamo il 3. Sì. Allora, io so, perché lo so, che questo lo conosco veramente, che come? da tanto tempo, che qui c'è una passione infinita. Vero? Assolutamente sì. Allora, lei è la mia cantante preferita, sì, da quando sono bambino, e da quando ero un bambino atipico, perché tutti quanti ascoltavano musica commerciale, musica pop, io invece ascoltavo musica black, certo, e quindi la gente mi diceva: ma chi è questa cantante che ascolti? E insomma, all'epoca poi lei non era tanto famosa. Questo non è uno dei suoi pezzi più famosi, né forse uno dei più belli, però è una canzone che è stata recentemente candidata all'Oscar come miglior canzone originale. Sì. E lei è entrata nella storia per essere la prima persona a essere nominata come attrice e come cantante nello stesso anno per lo stesso progetto. Stiamo parlando del 2017, la canzone Mighty River di Mary J. Blige. E allora ce l'ascoltiamo immediatamente, sentite che pezzo che ha portato Flavio in diretta su Radio Cigliano. Life is a teacher. Beh, vabbè. Lei è grandissima, io mi ricordo te che andavi ai concerti di Mary J. Blige. Che vado ai concerti. Però all'epoca ci andavi 16 anni. No, era sempre alto la Quaresima, però era più piccolo, diciamo, di età, ed eri appassionato, me ne parlavi in continuazione, sì, te la portavi con le cuffiette, te l'ascoltavi sempre. Sì, sì. Non è cambiato nulla, è rimasto uguale. È là. Allora, c'è tanta gente che ci sta scrivendo anche su WhatsApp, da, non voglio dire cazzate, Cristina da
Madeira, isola in mezzo all'oceano del Portogallo, wow, all'oceano Atlantico, wow, ci scrive e ci fa vedere il mare di Madeira. Che spettacolo. Guardate che meraviglia. Sempre 328-7948-796, grazie per scriverci e grazie per metterci la faccia insieme a noi. Mentre invece qui è che ti dice che giovedì sera sarebbe senza Radio Cigliano, ma anche senza voi. Ha un iPad infinito, veramente sterminato. Marco da Canicattì, eccolo qua che ci fa vedere quanto ci sta guardando. Ah, grazie. Un po' io lo chiamo scherzosamente il contro selfie BR. Sai quando le BR mettevano il giornale per dimostrare che, eri, che era vera la cosa? Sì. Sto guardando e lui ci sta guardando veramente. Non è una foto scattata in un altro momento. Grazie Marco, grazie veramente. Ricordatevi che tra poco ancora un paio di canzoni e poi partiamo con il contest. Quindi mettetevi sul vostro telefonino il numero di telefono 328-7948-796. Vale e Flavio, vi seguiamo nel nostro dopocena. Valdostano e Vercellese, siete il nostro orgoglio. Vale, Antonio, Margherita e Marianna, vi vogliamo bene. Ciao ragazzi. Valentina è una delle mie migliori amiche. Grande, lei è la sua ci stanno famiglia. Seguendo. Ciao, allora Vale. Ragazzi, belli. Scusate, c'è Fabio Carletti che fa delle cose, secondo me sono delle opere d'arte a mano, non con una macchina. Lui disegna sui cappuccini. Cappuccini, no, e fa. Adesso metto anche l'altra perché sono. Allora, questa è una dedica a Valentina con cui sono già amico su Facebook, è tratta dal film de Capitan Harlock. Comunque io sono cieco, devo tipo questa cambiare assolutamente il contatto, mettere pardo. Ah sì, vabbè, pure un par d'occhiali un po'. Bellissimo. Allora, queste sono, questa quella è Light, è Agumon e questa è Light. Li faccio vedere in rapida successione. Questo è Fabio, che tra l'altro ha fatto anche una cosa meravigliosa per Radio Cigliano. Questa è Yuki Kei per Valentina. Guardate che meraviglia. Questo è per me, è Agumon dei Digimon. Io me lo ricordo quel periodo. Ti ricordi? Me lo ricordo perfettamente. Ma come no, veramente. E questo è Light. Questo è Light. Grandissimo, grandissimo, veramente. Queste sono, come dico io, opera d'arte, le fa a mano. Ci sono dei video pazzesco in cui si vede che le fa a mano. Veramente grande, bravo, veramente eccezionale. Poi ovviamente vi giro tutto quanto. Un saluto dai vostri ex vicini da, di casa, siete bravissimi, soprattutto quando scantavate di sabato mattina. Che succedeva a casa vostra di sabato mattina? Delle allora, cantate credo che... a tutto spiano, a squarciagola, che succedeva? No, allora, sono io che cantavo perché loro mettevano una musica bellissima e io andavo dietro alla musica. Giustamente. Giustamente. Allora, c'è anche un nostro amico che ci scrive da Napoli. Vediamo se adesso il nome lo perché come lo leggo me lo scrivo. Matteo. Matteo, ciao, che ci Matteo scrive da Napoli. Ciao. E i protagonisti di Danish Girl e fa Flavio indimenticabile in Death Note, grande, sempre i vostri controselfie. Noi ci mettiamo la faccia, eccola qua, ce la stiamo mettendo, mettetecela pure voi al 328 7948 796. Veramente siete così tanti che più ne... no sta aumentando. Stefano da Foggia, seguo il programma da un mesetto, volevo ringraziarvi perché non sto passando un buon periodo, ma voi riuscite a farmi stare benissimo con la vostra compagnia e noi siamo veramente contenti. Un abbraccio Stefano. Un abbraccio vero. Laura, quanto ci abbiamo? 40 secondi, prepara sempre Laura una composizione nella quale ci si mette anche lei, ci mette la faccia insieme a giusto noi. Ed è giusto, grandissima, ci siamo noi. Grande Laura, continuate a mandare i vostri, no vabbè, continuano ad arrivare, più li mando e più continuano ad arrivare. Stasera non sto dietro. Tanti saluti da Seattle, wow, un saluto da Francesco, l'ha scattata questa mattina dal traghetto da Seattle. Guardate che roba, che no, veramente sì, eccezionale. Ci seguono veramente oltre i confini d'Italia ed è strepitoso. Torniamo in diretta perché Mary J. Blige ha finito di deliziarci con la sua musica. Mary J. Blige, Mighty River, in diretta su Radio Cigliano. Secondo pezzo portato da Flavio Aquilone questa sera dopo cena con, ricchissimo non solo di parole e di aneddoti, ma dai vostri controselfie, di loro che finalmente che erano preoccupatissimi per questa diretta, ma che stanno andando alla grande, e sono strepitosi. No,
vola via il tempo, sì. Ragazzi, vola veramente via. Ammiro e stimo tutti i ragazzi che sono venuti da Alessio Maguaglioncella, dice sempre Giuseppe Bosso, tantissimo per la tenacia che hai avuto a partire dall'estremo nord Italia per inseguire il tuo sogno, come dicevamo prima, no? Che è bello. Beh, il suo percorso è stato incredibile. Ha fatto un percorso a ostacoli. Grazie. Proprio veramente a ostacoli, cioè, pieno di trabocchetti anche, di casini. Adoro Connor e Oliver. Allora, viva Radio Cigliano, ma ciao, grazie Elisa. Leonardo, che ne pensi di Zac Efron? Paolo dice. Beh, lui è un attore che mi ha... Ti ha accompagnato veramente. Per tantissimi anni, l'ho fatto in tantissimi film, quindi sono molto, molto legato a lui. Ultimamente sta facendo dei film, adesso l'ho doppiato anche nell'ultimo il musical, The Greatest Showman, quello sì. Con Hugh Jackman. Sì. Sai... L'ho iniziato a doppiare veramente, forse veramente siete cresciuti insieme, cioè tu hai visto, sei riuscito a vedere la sua crescita non soltanto dal punto di vista fisico, diciamo, certo. Ma anche dal punto di vista artistico. Sì, io la prima volta che l'ho doppiato era in Summerland, una serie che non molti ricordano, e lui aveva un ruolo marginale prima di essere notato dalla Disney poi per High School Musical, sì. E quindi quando poi mi hanno riconfermato su High School Musical, lì è iniziata una trilogia che poi mi ha portato a doppiarlo in tantissimi altri film, perché poi lui è esploso, è diventato un fenomeno ricercatissimo, molto popolare, sì. E chiaramente essere accostati a un personaggio così popolare è una fortuna, perché ti porta popolarità, ti porta tanto lavoro, quindi questa è sicuramente una grande cosa. Io apprezzo alcune sue scelte. Lui rifiutò di fare un remake di un musical per staccarsi un po', diciamo, dal genere musicale, per fare un film che è uno dei film che ho amato di più, che si chiama Charlie St. Cloud, che in italiano si chiama, se non sbaglio, Segui il tuo cuore. Mm-hmm. E quella è stata una performance che mi ha molto colpito, una delle sue migliori performance, secondo me. E poi ha fatto anche qualche scelta un po' più commerciale, no? Giustamente, i soldi si devono portare pure a casa, pure loro, certo. Anche se ne girano parecchi là. Sentite, guardate Emiliano che al volo, immediatamente, con i pennarelli, ha fatto adesso, in questo momento, questo sketch. Ha fatto Ricky Sprong. Guarda che figata, veramente grande. 9 hiccup. Siete eccezionali, siete veramente eccezionali. Io sono senza parole perché siete voi l'anima di Radio Cigliano. Grazie. Noi ci mettiamo la faccia, come dico io, però insomma siamo veramente contenti della partecipazione, e tra l'altro loro sanno tutto di noi, non ne scappa niente, sappiate che ne sanno più di noi, perché noi spesso dimentichiamo, esatto, delle cose. Aveste bisogno un giorno di una biografia, esatto, per Limaglie, capito? Voi mettete un post su Facebook e avete ci tutto scherzi, quanto no, guarda che... porca miseria, serve veramente. Quarto pezzo, cioè secondo pezzo di Valentina. Ok, quale scegli? Allora sceglierò il pezzo numero 2. Il pezzo numero 2. E tutti i pezzi che io ho scelto in realtà sono legati a dei ricordi, a delle mie memorie, a delle mie cose, e a dediche quasi sempre. E diciamo che questa canzone, senza troppi giri di parole, la dedico con tutto il cuore al mio papà. E giustamente, mi piace molto questa dedica. Lui è un grandissimo, questo è un pezzo del 2003, della sua ultima parte, quando a un certo punto ha detto basta, io non mi tiro fuori dalle scene perché non ho più nulla da dire. Che coraggio, ragazzi. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, soprattutto dopo aver fatto tanto come lui. Signore e signori, su Radio Cigliano alle 22:18 c'è Ivano Fossati e questa è la sua C'è tempo. Dicono che c'è un tempo per seminare. Bella, che bella. Allora, Cristiano da Bari, noi mi sto dilungando un po' sui WhatsApp, ma perché sono così tanti che veramente non riusciamo, ho sbagliato telecamera, ma adesso la metto, eccolo qua, Cristiano da Bari che ci saluta. Ciao Cristiano. Grazie veramente. Ci mettono la faccia, vedi? È bella questa cosa che ci mettono la faccia. Signori, ci sta avvicinando il contest, dopo il prossimo brano, non dopo questo, ma dopo il prossimo brano, il contest è pronto, ce l'abbiamo qui, quindi dobbiamo soltanto metterlo in pratica e vogliamo la vostra partecipazione, sempre 328-7948-796. Franca da Milano non si fa vedere, ma ci manda una fotografia del fatto che ci siamo. Ciao, e Franca, che ci sta seguendo in diretta. Ciao. Grazie Franca, grazie veramente. Andiamo oltre, vediamo
c'è Alessandro che ci saluta, ci ama tutti, Leo al quadrato, Leo al quadrato, ci ama tutti, ci sta seguendo. Ciao. E si vede con, tra l'altro, ci sta ascoltando con attenzione con la cuffia, cioè sente quello che sentite voi. Delle cuffie super professional. Bellissime, no, questa mi piace da morire, è bellissima questa cuffia. Grazie Leo. Sì, ci vede bene dal computer a tutto schermo, ci ha mandati a tutto schermo, quindi ci vede bene. Grazie mille. 328-79-48-796 è sempre per essere con noi. Allora, Eric Gross Jacques dalla provincia di Vercelli, spero di averlo pronunciato bene questo nome, anche lui che non sembra, ma c'ha le cuffie negli orecchie, quindi ci sta sentendo con attenzione, ci sta sentendo con attenzione, qualsiasi cosa la nota, qualsiasi sbaffatura la nota. Ciao. Grandi ragazzi, ciao. Siete con noi, siete insieme a noi e ci piace tanto. Allora, mia figlia vi adora. No. Questo, allora, questo è Lillo. Questo è Lillo. Intanto facciamo vedere che la figlia di Lillo ci adora. Lillo, che sta, Lillo sta alle Canarie e c'ha la pagina foto doppiate. Leva la faccia degli attori, si ci mette la nostra e ci fa vedere come i protagonisti, almeno per la parte vocale del film. Lui è Lillo con la figlia, ma ci ha mandato delle altre belle composizioni. Qualcuno l'abbiamo vista, questa è ovviamente per Valentina, guarda che figata. Potrei farmi mora. È vero? Perché ti dà anche delle idee, secondo me, ti dice guarda come potresti essere, esatto. È bravissimo a fare ti i montaggi. Manca mora. Veramente manca bravo, mora. Grafico eccellente, se avete bisogno di grafica andate assolutamente da Lillo, ma c'è anche questa, vabbè, questa è un classico, diciamo, questo è Quicksilver. Questo è Quicksilver, grande, con Flavio, questa è bellissima, l'abbiamo usata anche per il lancio della nostra trasmissione. E ce n'è un'altra sempre da parte di Lillo, vediamo se la riusciamo a mandare. Questa è Agents of Shield, eccola qua, guardate che figata. Sei stata catturata, esatto. Lì, bravissimo. Guarda, grazie Pasquale. Lillo, veramente eccezionale, veramente. Ma tutti eccezionale. Proprio tutti quanti, guarda che figata, eccezionale, grande Lillo, così ci piacete, creativi, ci piacete che ci fate voglia. C'è Renato dal Lago Maggiore che ti ha mandato un video, ma io i video non li posso mandare in onda, quindi purtroppo non posso, manda una foto perché è meglio, ce lo vedremo noi, ce lo vediamo dopo, torniamo in diretta su Radio Cigliano, anche sulla radio. Ivano Fossati, c'è tempo, una bella selezione, un bel brano intenso per tuo papà, dedicato a tuo papà, dedicato da Valentina Favazza al suo papà, in diretta su Radio Cigliano. Quando si sono fatte le 22:21 siete sempre all'ascolto di Dopo Cena con Valentina Favazza e Flavio Aquilone. Ve la state perdendo? Guardate degli scampoli perché avete da fare? Lo so, può succedere, ragazzi. E allora che cosa vi consiglio io? Di andarvela a rivedere su YouTube, canale YouTube Radio Cigliano. Ve lo faccio anche vedere perché poi l'ho preparato, quindi perché non farlo vedere? Se riesco a non fare, ecco, a levare un po' di cose di mezzo. Questo è il canale YouTube Radio Cigliano. Iscrivetevi, trovate tutti i video in HD, quindi li potete vedere anche belli, in ottima visione. E un paio d'ore dopo le dirette ci sono tutti, sono lì per sempre, a maiora, come si potrebbe dire. Se li volete andare a vedere, li trovate lì. Questa, adesso chiudo tutto, questa è la pagina Facebook Radio Cigliano. E qui mettere un like sulla pagina significa fare un applauso e dire, come a teatro, quando ti piace una bella cosa fai l'applauso. Allora mettete un like alla pagina Radio Cigliano. Lo faccio in di Facebook. Bravo, bravissimo, sì. Così si fa. Mettete un like e ovviamente secchiona. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook. Io tra un po' vengo a sbirciare quanti di voi hanno anch'io. Condiviso oggi. No, l'ho fatto mi adesso. Raccomando, www.radio.cigliano.org, questa è la pagina della radio ufficiale. Qui trovate, oltre ai QR code, vedete questi codicelli, questi disegnini, li inquadrate col vostro telefonino e vi scaricate direttamente l'app della radio per ascoltare la radio. E poi trovate il palinsesto, le dirette, ascolta live, il podcast e anche YouTube. Pagina Facebook di Flavio Aquilone, quella che dicevamo prima, che è un po' privata, però se magari date paio di righe di accompagno alla vostra richiesta. Ce n'è anche di una pubblica. Ce n'è anche una pubblica. Ce n'è anche una pubblica, sì. Che non l'ho trovata, mea culpa. Non c'è problema. Ok, però magari dopo riesco a farla le vedere. Gestisco. Tu ce n'hai una pubblica? No, io tu no. C'è solo quella privata, la facciamo vedere. Pagina Facebook di Valentina Favazza. Non tutte le amicizie possono essere accettate, però se siete educati e soprattutto delicati, più che educati, diciamo delicati, molti lo siete sono, carini. Devo dire sì, molti. Sì, sì. Ma sicuramente, no, perché poi succedono le eccezioni, però
siete veramente tutti quanti adorabili. Allora, una parola spettacolare da parte di Francesco Albanese. Qual è il doppiaggio non vostro? Bella domanda questa da parte di Marianna. Qual è il doppiaggio non vostro che vi è piaciuto di più? Se doveste pensarci, allora, non è una domanda facile. Dai, io dillo forse subito. Ce l'ho. Io ho adorato la versione di Barbara De Bortoli di Naomi Watts in 21 grammi. Ci lo stavo per dire. Credo sia, cioè, il doppiaggio deve essere fatto così, secondo sì, me. Bravissimo. A mio parere. È stata quello è il doppiaggio. Discreta ma penetrante, perfetta, veramente sì, perfetta. Ce ne stanno tantissimi in realtà. Sì, sì. Però insomma, tutti. È bello che ti è venuta subito in mente, sì, perché è una, che è una performance che mi ha colpito tantissimo. Guarda, era difficilissimo quel personaggio. Sì, difficilissimo. Anche l'attrice straordinaria fu nominata all'Oscar quell'anno. Sì, sì. Però è uno di quei doppiaggi che proprio, sai, ti colpisce talmente ti tanto resta, che vero? Poi negli anni ci pensi e dici, porca miseria, ma che lavoro ha fatto? Ma ti capita quindi magari di sentire un buon doppiaggio e poi di chiamare il collega, la collega e dirglielo o incontrarlo? Sì, sì, capita costantemente. Perché poi di è chiamarlo, anche... Sì, anche di chiamarlo, anche sì, se poi in realtà poi ci incontriamo molto spesso, certo, al lavoro, certo, quindi magari uno aspetta di vedersi. Però sì. Tu, Vale, ce l'hai un allora, doppiaggio che ti è rimasto nel cuore? Allora, io sono pessima coi titoli, quindi magari non mi ricordo precisamente un titolo. Ci sono molti film che ho reputato doppiati meravigliosamente, però non avendo un titolo ti posso dire un parere su una collega in questo caso, che sempre, ogni volta che la sento dico vabbè, è qualcosa di più, si attacca sempre in maniera pazzesca a qualunque cosa, che è Domitilla D'Amico. Grande. E lei per me ovunque in qualunque modo riesce ad appiccicarsi veramente bene, diventa presa diretta, quindi è vero, così. È vero. Senti, c'è allora, però non si è firmata una tua grande fan e anche di Valentina, che vi dice: ogni volta la tua voce mi riempie di gioia, vi grazie. Voglio bene, è veramente bellissimo, però non ti sei firmata, chiunque tu sia, grazie, porca miseria, non ti sei firmata, grazie. Quanti messaggi! Flavio, sei bravissimo, ti seguo da sempre, adoro la tua voce e amo come hai doppiato personaggi come Adrian in Miraculous o Jim in Trollhunters. Oh, Jim, tantissimi complimenti anche per il lavoro di Danish Girl. Com'è stato recitare un personaggio come Lily? Beh, Lily è un personaggio femminile, quindi è stato il mio primo approccio con un personaggio femminile. Bella prova d'attore. Una grandissima prova, lui straordinario, immenso, e quindi è stato da un lato facile perché ho seguito lui e sono stato seguito da Mario Cordova, che ci ha diretti entrambi in maniera molto attenta, molto, molto presente. Da un lato è stata una grande sfida, forse una delle più grandi sfide della mia vita, quindi è un personaggio che porterò sempre dentro, penso, per tanti motivi. C'è Francesco che dice: per quanto allora, no, l'aveva detto di Candy Spatola, l'abbiamo già letto quello di Francesco, e questo è da Roma, François da Roma, ecco, finalmente diamo un volto a François che è pronto e ci fa vedere che ci sta guardando, probabilmente dalla forse play. Dalla play, perché ci può vedere e anche facci da sapere lì. A cosa giochi allora. Esatto. Tu sei giocatore, Flavio? Sì, lo so, allora, però te lo chiedo. Sì, sono un giocatore, diciamo ero un giocatore, nel senso che, no, lo sono ancora, perché dico ero, è che ho meno tempo di dedicarmi a quest'altra grande passione, però sì, quando posso molto volentieri, ho tutte le console, c'è tutto quanto possibile immaginabile. Salutiamo anche Stefania, la pagina I Cartomatti, che ci sta seguendo, ti manderemo il selfie di giornata. Ciao. Appena lo produciamo, assolutamente sì, veramente io non so più dove seguire, di qua di là, cioè veramente tanta gente. Allora, un saluto a Maria Chiara che sta studiando Hegel in questo momento, però brava. Mentre studia Hegel, però ci segue, vedi? Ci segue, quindi forse riusciamo a darle un po' di carica, grazie veramente di seguirci. C'è tanta gente che ci segue mentre sta studiando e si prepara agli esami, è bellissimo. È veramente bello, teniamo compagnia ed è bello, grazie veramente. E adesso però torniamo qua, perché qua veramente Valentina, su Felicity Jones sublima il nostro udito e si va in estasi. Wow. Vabbè, sono tantissimi complimenti. Lena Luthor, chi è? Sono io però questo, perché Morgan Edge in Supergirl. Flavio, devi dire a tutti che ami Zelda e la Nintendo. Ecco, diciamolo a tutti, amo Zelda e la Nintendo. Tu sei nintendoso, vero? Cioè, sei nintendoso. L'ha scritto Pietro, che evidentemente ne sa qualche cosa. Valentina, cosa ne pensi dei tuoi colleghi milanesi? Bravi tutte e due, dice Maria Federica. Beh, i colleghi di Milano sono colleghi professionisti assolutamente
magari non li conosco tutti personalmente, però molti sì. E... perché poi c'era scambio anche tra Torino e Milano. Sì, c'era scambio tra Torino e Milano e con molti mi sento ancora e sono grandi professionisti. Allora, tanti stanno facendo salto un po' perché veramente tanti complimenti, che Yuki di Capitan Harlock da parte di Guido, ma veramente Marco Bonardelli che si sofferma su Death Note, Danish Girl, tanta gente, c'è anche Maurizio Merluzzo che ci sta seguendo. Grande Maurizio, ciao, l'abbiamo Maurizio. Citato grande poco fa. Grande Maurizio. Tra l'altro, lo posso anticipare, Maurizio? Boh, penso di sì, spero di non fare un torto, di non farti un torto. Domani sulla pagina, sul canale YouTube di Maurizio Merluzzo sarà presente un estratto dalla serata che ha passato qui con me Maurizio un paio di mesi fa. Andatela a vedere perché sono curioso di vedere che tipo di montaggio ha fatto e che cosa ha estrapolato, perché ha fatto un sunto dalle tre ore che abbiamo fatto insieme, quindi sono domani sarà sul canale YouTube di Maurizio. Allora, c'è una persona qua che ci segue, salutiamo la Novella. Ciao Novella. Ciao. baci. Come doppiare Zac Efron l'abbiamo già detto, mi sembra. Sì. Allora, molti fan ti avevano pensato come la voce di Zamasu in Dragon Ball, dice Alberto. Mm-hmm. Sì, poi... mi scrivevano molti all'inizio per questo personaggio. Mm. Però in realtà quello è un personaggio che viene fatto, che è stato finito alla Piazza Milanese, se non sbaglio. Sì, quindi è complicato doppiarlo da Roma a Milano. Sì, poi ovviamente non sono stato contattato, però l'ha fatto Maurizio, se non sbaglio. L'ha fatto Maurizio, sì. Senti, invece Sasha ti chiede, Valentina, di fare una scaletta, una classifica tra questi personaggi. I personaggi in NCIS, Il Trono di Spade, Flash, Pretty Little Liars e The Originals. Se dovessi metterli in ordine di scaletta, come li metteresti? Wow. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Allora, probabilmente metterei, ma per una questione affettiva, NCIS primo, come hai messo tu, perché amo molto il personaggio, quindi quello. Flash, subito dopo. Pretty Little Liars, The Originals e Trono di Spade, ma semplicemente perché Gilly non c'è moltissimo, non mi ha dato modo di appassionarmi di scavare parecchio. Questa sarebbe la mia classifica. A Valentina farei il mio solito gesto, dice Andrea Lavagnino, ma stasera non posso. No. Vi adoro. Mandaci la foto. 328-79-48-796. Sta in coda, ci sono 25 ancora foto che devo mandare in onda, però è bello. Due delle voci più belle del doppiaggio da parte di Saso. Grazie Saso. Una domanda particolare da parte di Edoardo: come sono i tuoi rapporti con Emiliano Coltorti e Fabio Boccanera, ovvero tuo fratello e tuo padre in Beautiful? Purtroppo non ci incrociamo mai, perché sono tutte colonne separate, quelle ancora più di altri prodotti. Una famiglia scoppiata, quella veramente. Una famiglia dei matti, proprio. No, io con loro ho degli ottimi rapporti, diciamo non ci... Interfacciate direttamente nel lavoro. Per altri prodotti, non per Beautiful, perché Beautiful proprio andiamo ognuno sulla propria pista, così da anni. Ciao Dario da Latina, ciao Dario che ci stai seguendo. Ciao. Claudia dice siete il massimo, staccarsi dal computer, dice Alessandro, è impossibile, siete ciao, fantastici. Siete bellissimi, dice Alessandra. Alessandra Uscillo, grazie per le emozioni che ci regalate. C'è anche Laura Boccanera, belli che siete. Ciao, ciao Laura. Allora, tanti salutano, sono indietro con lei veramente in una maniera pazzesca. Ciao ex vicini di casa, l'abbiamo già detto. Cosa ne pensate del mio sogno che ad ogni attore o attrice si assegni il suo doppiatore o la doppiatrice ufficiali e non si cambi più? Perché, dice James, non è piacevole il cambio continuo di voci. Bella domanda politica questa, volendo anche. Bella domanda. Allora, io in realtà credo che ogni direttore debba essere libero di scegliere con chi preferisce lavorare. Nel senso che è ovvio che quando poi ci sono dei personaggi che entrano nell'immaginario collettivo con una voce, dà fastidio a chi segue i film nell'edizione italiana sentirli con un'altra voce. Certo. A volte ci sono anche delle piacevoli sorprese, altre volte comunque sia è difficile abituarsi alla nuova voce, ma in linea di massima, salvo casi proprio plateali dove ci stanno voci che accompagnano personaggi e attori da tantissimi anni, credo che non ci siano attori di qualcuno.
Sì. Cioè, è anche dipende giusto. Forse anche dal film. Dipende anche dal ruolo. Sì. Io penso che sia... Se ci sono motivi artistici e non di altra natura, è giusto che il direttore sia libero di scegliere con chi preferisce lavorare. Vale. Sì, no, quello che ha detto lui. Uguale. Quello che ha preso lui. Confermi, no, confermi completamente. Confermo, sì. Sposi questa teoria. Allora, Leo al quadrato ci dice: Flavio, su Mr. Robot sei eccezionale. La tua Grazie. Vocalità, le tue sfumature e le tue intonazioni sono lo specchio degli occhi di quell'attore. E wow, questo è uno dei più bei complimenti che si possa fare. Perché poi noi recitiamo negli occhi sono lo specchio dell'anima, sì. No? Cioè io ti guardo in questo momento e non ti guardo la bocca, che me frega, ti guardo negli occhi, capito? Certo. Perché voglio vedere la luce degli occhi, e questo è quello che cerchiamo di trasmettervi attraverso i nostri doppiaggi. Un saluto da parte di Teo, siete bravissimi, un abbraccio speciale a Valentina. Ciao Teo. I cartoni giapponesi ne abbiamo già parlato. Federica Bomba, ciao Fede, dice ciao. Un abbraccio a Flavio. Potresti salutare Alessandra, Alessandro chiede se puoi salutare Alessandra, una mia cara amica, come farebbe Light Yagami di Death Note. Oddio. Un saluto o una citazione a tua scelta. Ciao Alessandra. Grande Flavio. Minimalista però ci sta. Non dormirà ci mai sta. Più Alessandra. Ma Alessandra no, ha finito di dormire. Mamma mia, che sventola vale da parte di Veronica. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, veramente. Sventola. In Cosmopolis sei stato fenomenale, dice Alessio Maria, senza togliere nulla agli grazie. Altri tuoi lavori. Ecco, adesso mi sono ricordato cos'è Cosmopolis. Sì. Ho avuto un attimo di... Sentite, domanda che, sulla quale non dobbiamo vergognarci, perché poi è così. Quanto vi ricordate di quello che fate? No, perché allora parto io soprattutto perché non c'è un cazzo, non mi ricordo niente io, nel senso che sono tendenzialmente non mi ricordo quattro cose, ma poi se mi dicono che cosa hai fatto ieri entro nel tallone. Dipende dai periodi. Allora, ovviamente ci sono delle lavorazioni che ti entrano dentro e quindi non puoi dimenticarti, certo, no? Certo. Però per me non è tanto difficile ricordarmi quello che ho fatto quanto è veramente impossibile dire cosa sto facendo in questo periodo. Cioè, se tu mi chiedono cosa stai doppiando in questo periodo? Boh. In questo periodo intendi in questo mese, in questa settimana, oggi, cioè... non lo so, entro in panico. Perché... Senti un po', domanda a tutte e due ovviamente. Entrare e uscire dai ruoli, perché questa è la magia del doppiaggio secondo me, che tu la mattina doppi un principe, il pomeriggio doppi la strega e la sera doppi, che ne so, un gatto di un cartone animato, no? Quindi può capitare. Entrare e uscire dai ruoli, come lo vedete voi? C'è chi dice che è una bella seduta psicoterapica, sì. È vero? È il motivo per cui siamo tutti schizzati. un pochino sì, anche perché viaggiamo per Roma come esatto. dei pazzi. Non ti annoi mai. Quello senza dubbio. E sei sempre stimolato perché appunto nessun personaggio ti permette di abituarti a quel ruolo, a meno che tu non faccia tre turni della stessa cosa. Quindi, anzi, è divertente, molto molto divertente. Flavio. E io penso che sia stressante dal punto di vista emotivo e la schizofrenia tempo... dietro l'angolo. Certo, certo. Quella sì, poi sì, uno sì. La deve accogliere perché... Però è vero che devi svuotare a fine turno, vero? Sì, un pochino. Diciamo che soprattutto per alcune lavorazioni. Io ci sono delle lavorazioni che subisco più di altre. Personaggi abbastanza impegnativi dal punto di vista emotivo e torno a casa che sono proprio provato proprio triturato, vero? Nel vero senso del triturato. Termine, sì. Allora, siccome poi me la dimentico questa domanda, ve la faccio subito. Stai facendo una parte, una scena tosta, mm-hmm. Una scena che richiede una buona visione della scena e poi una partecipazione emotiva importante. Sì. Finisce la scena e poi si va alla scena successiva, che magari è tutt'altro e l'attore l'ha girata tre mesi dopo magari. Mm-hmm. Voi avete bisogno di un attimo di pausa, di prendervi un caffè, di sedervi un secondo, o riuscite a staccare immediatamente e entrare nella scena successiva che magari è tutt'altro? Dipende. Tu no, hai bisogno di fermarti un attimo, Vale. Beh, soprattutto quando uno vive intensamente il personaggio e la scena, direi che è inevitabile. Sì, a me capitò con Suffragette, e cioè, eravamo io e Francesca Rizzitiello, l'assistente,
e ci fu una scena molto molto tosta dove a questa donna veniva tolto il figlio, veniva dato in adozione il figlio davanti ai suoi occhi, cioè una roba struggente, orribile. E io dopo quella scena, io e Francesca, forse in quanto istinto materno, tutte e due, non lo so, ci siamo proprio guardate e abbiamo detto vabbè, pausa. C'è bisogno di fermarsi un momento. A me è successo recentemente per una serie, ma non posso dire per quale, perché siamo coperti da tutti i segreti, non possiamo dire niente, ci arrestano. Però ci siamo dovuti fermare perché eravamo in lacrime tutti, quindi abbiamo detto ok, basta, fermi. Sì. Anche perché a volte anche sforzo fisico ci sta, anche, cioè devi, se lui urla o se lui si contorce, capito? Tu non è che stai lì e la fai, cioè sforzi il diaframma, poi emotivamente ci metti di tuo, quindi secondo me è necessario stoppare un attimo e poi riprendere dopo aver fatto due chiacchiere e aver alleggerito la tensione, insomma. Ciao Anais 22, ciao Anais, che tra l'altro è bellissimo perché dice dov'era? No, ah, Vale, ma ho visto un'altra cosa, parlava di te, diceva di non lo trovo più. Ecco. L'orgoglio valdostano ce l'abbiamo noi, solo noi, e la Vale ce l'abbiamo solo noi. Grandissima, grande. Veramente grande. 22:39 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Favazza e Flavio Aquilone. Tocca a Valentina, quarto pezzo da mettere. No, tocca a Flavio, quinto pezzo. Allora ricordatevi, dopo questo pezzo c'è il contest. 3287948796, solo le risposte che arriveranno su WhatsApp saranno prese in considerazione per vincere la foto autografata di Valentina e di Flavio. Flavio, quale mettiamo? Dai, mettiamo la 4 per cambiare un po' genere. Ok, grande gruppo, loro eccezionale, strepitoso. Ma a te loro vorrei. Che cosa danno? Allora, loro sono un gruppo che in realtà io li ho seguiti più che altro quando ero ragazzino, quindi sì. Diciamo che sono un po' cresciuto con la loro musica, poi a un certo punto ci siamo un po' separati. Nel 2011 è uscito questo singolo, appunto, che io avevo 21 anni e quindi ero appena andato a vivere da solo, le prime approcciarsi per la prima volta all'età adulta, no? E da completamente indipendente. E questo è un pezzo al quale sono abbastanza affezionato. Quindi, forse diciamo, l'hai anche sentito con orecchie nuove, sì, vero? Diciamo l'ho scelto più che altro per questo, perché alla fine parla di un uomo che si approccia alla grande vita di una grande città per la prima volta. Bello. Le difficoltà che ci sono, no? Nell'integrarsi e tutto quanto. E quindi non lo so, è un pezzo che mi ha sempre colpito di me. E allora, guarda, te lo lascio presentare a te su bianco, vai pure. Ecco a voi U Berlin degli R.E.M. in diretta su Radio Cigliano. Bella. Poi loro hanno una sonorità inconfondibile, non puoi non sapere che sono i REM, lo senti immediatamente, veramente alla prima nota. Allora torno a vedere i nomi perché mi dimentico, c'è Fabio da Roma che ci sta seguendo. 3287948796, pronti per il contest, mando subito una serie di WhatsApp tutti di fila, quanto abbiamo? 3 minuti, le posso mandare rapidamente in maniera che li esaurisco. E poi questa invece è Elettra. Ogni volta che lo sento, sente Flavio, ripeto al mio ragazzo, questo è Flavio Aquilone ed è mio amico su Facebook. Lei è Elettra, questo è un coniglio, è un coniglio però. Fantastico, questo enorme. È vero, non è finto, no, credo sia vero, bellissimo, eccezionale, grande Elettra, continuate a mandare i vostri contro selfie perché li stiamo mandando in onda veramente tutti. Allora, cosa vi ha preparato di buono la cena, Alessio? La pizza. Un futuro dal vostro futuro collega Gerald, che ha questo sogno, e lui è in Puglia se non mi ricordo male, e ha questo sogno di diventare doppiatore. Un grande in bocca al lupo. Veramente in bocca al lupo. E ricordati, se ci credi, però oltre a crederci bisogna anche dedicarci, sì, veramente tanto. Grazie mille Gerald. Allora andiamo avanti, cerco di esaurirne più possibile. Allora Giuseppe, è davvero un piacere vedere i due doppiatori del vostro calibro che hanno dato voce a personaggi che adoro da aspirante doppiatore. Questa magari la diciamo adesso, ma ce la teniamo per dopo aver fatto il contest, ricordiamocela. Consigli per diventare doppiatore, perché c'è molta gente che vuole diventare doppiatore senza essere prima attore, ormai siano direttamente interessati alla nostra professione e non tanto a quella dell'attore, vorrebbero solo subito diventare doppiatori. Ricordiamoci di rispondere a questa domanda dopo il contest, perché adesso voglio finire con i WhatsApp. Grazie per la tua foto. Allora,
queste sono storte, ma questa no, scusate la faccia stanca, Alessandro. Ma vi stiamo facendo tirare tardi e anche Alessandro ci dimostra che ci sta seguendo. Grande, 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 grande Alessandro. Continuate a scriverci, vi mandiamo in onda. Difficilissimo stasera, siete così tanti che è veramente un casino. Allora, ciao, ho conosciuto questi due splendidi ragazzi nel negozio dei rimorchi dove lavoro e siamo diventati buoni amici. Con loro si può parlare sempre in maniera leggera e soprattutto educata, e mi fa piacere, lui è qui stasera e ci fa vedere il suo contro selfie insieme a suo figlio Gabriele. Come bellissimi, si chiama lui? Valentino. Lui Valentino. Valentino, Valentino, grazie Valentino, grazie ciao, Gabriele, ciao, per essere con noi, per essere ospiti anche voi insieme a noi questa sera a dopo cena con questi due artisti eccezionali che ho il piacere di avere accanto a me. Allora, Agents of S.H.I.E.L.D. l'ha disegnato mentre ci ascoltava Andres da Milano e l'ha anche datato, quindi è proprio fatto. Più bello, guarda, dell'originale. Che bello, guarda che bello, sono bellissimo, degli artisti veramente anche loro, grandissimi ragazzi, sempre 328-7948-796 e per avere il selfie di giornata che tra un po' produrremo. Allora, Ignazio, che è la prima volta, io credo che sia la prima volta che Ignazio, che aveva fatto quel bel collage prima, si fa vedere in fotografia e la dedica a voi. Grande, grande Ignazio, ci mettiamo la faccia, ci piace veramente tanto, grandissimo Ignazio. Allora, quanto manca? 20 secondi, un altro ce la faccio. Buonasera a tutti per Flavio da parte di Leila. Guarda, ciao Leila, che meraviglia, pure lei. Ah, questo è il tuo Death Note, è veramente il tuo un Death cult. Note. Un cult. Grazie veramente Leila, adesso dovrò tornare in diretta e disannunciare. Questi sono i REM con i Berlin in diretta su Radio Cigliano. È il terzo pezzo portato da Flavio questa sera a dopo cena con, e stiamo scoprendo veramente la loro anima attraverso la musica e stiamo dialogandone fuori onda insieme a voi attraverso i controselfie che ci state mandando. Ma ricordatevi di condividere sulla vostra pagina Facebook il video che state guardando, perché è la maniera per farci pubblicità anche con qualche riga di accompagno, come dicevamo prima, che è bello metterci le righe di accompagno e dire stiamo vedendo una bella trasmissione, magari vedetela anche voi, perché siamo tantissimi, ci sta un sacco di gente che ci sta seguendo, wow. E questi sono solo quelli contemporanei, non sono quelli totali, poi avremo delle sorprese anche sui totali, siete tantissimi, è bellissimo veramente. Allora, è il momento del contest, adesso va fuori fuoco la telecamera, stasera le telecamere non ci assistono, ma noi siamo qui. Allora, abbiamo trascritto due clip che ho qui davanti agli occhi. E devo dire che Flavio è stato un po' meno tenero, forse, ma anche Valentina non è stata tenerissima. Non vi piacciono le sfide? Scusami. No, è bello che ci sia la sfida. Allora, guardate, io vado a posizionarmi all'ultimo messaggio che è arrivato. Stop un attimo ai messaggi su WhatsApp, quanti sono? È questo col prefisso. Oddio, di che è questo prefisso? Dalla Francia. Da dove ci segue? Federica! Ah, guarda, questa la mando in onda allora, la mando in onda ciao. Adesso. Ciao, questa è Federica, un bacione alla mia cara valdostana, ci sta seguendo dalla Francia. Sei grazie bello. Federica. Oggi siamo veramente le internazionali. Le sorprese degli amici. Veramente. Oggi siamo veramente internazionali, ragazzi. Quanto ci piace, grazie, grazie, grazie. Però attendete un attimo a mandare i prossimi WhatsApp, perché io mi devo posizionare sul messaggio di... no, ne è arrivato subito un altro. Un saluto a tutti gli aspiranti doppiatori che non sanno neanche che esista la dizione e che pensano che il doppiaggio sia alla portata di tutti. Ci vediamo in sala, però non so chi sei, credo qualche collega. Però, insomma, a volte succede anche questo. A ciao. Volte succede ciao. Anche questo. Ciao. Fermatevi, 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 fermatevi a mandare i messaggi, perché adesso ve lo dico io. Tra l'altro vi dico una cosa. Vedete che c'è un orologio là dietro? Calcolate 30 secondi di ritardo. Se vedete che questo orologio non è d'accordo con la vostra, col vostro orologio al polso, significa che state guardando la trasmissione con un po' di ritardo. Se volete vincere il contest, vi consiglio adesso, velocissimamente, di chiudere Facebook e di riaprire e di riandare sulla diretta, perché in questa maniera... non avrete ritardi, perché se vi siete fermati è come i on demand su, sì. Su Sky, no? Quando metti in pausa poi riprendi, però la trasmissione è indifferita, certo. In quel momento non è più in diretta. Sono le 22:48 in questo momento. In questo momento esatto, 22:48 su Radio Cigliano, è il momento del contest. Chi comincia? Prego. Comincia Flavio? Sicura? Sì, sì.
Aspetta che okay. ti do il via, ti metto una basetta. Senti, ma la leggo semplicemente. La devi leggere neutra, senza non devo dare indizi. Non devi dare indizi, non devi dire niente, anche perché dirai delle cose pregne e abbastanza importanti. Allora, ascoltate, dal momento in cui le regole sono chiare, dovete dire chi, dovete mettere il vostro nome sul WhatsApp, perché altrimenti non sappiamo a chi dedicare certo. il pezzo. Dovete dire Flavio, per esempio, perché adesso lo sta facendo Flavio, e il titolo del doppiaggio da cui è tratta questa clip. Il primo avrà la foto di Flavio, che poi faremo autenticare, autografare in diretta. Allora, io ti do una bella telecamera, quindi volendo la puoi vedere, è lì. Questa è la clip che ha portato questa sera alla vostra attenzione misteriosa di Flavio Aquilone. Tutte le religioni organizzate sono dei gruppi esclusivi creati per ottenere il controllo. Uno spacciatore che ti rende schiavo della droga della speranza. Tutti i suoi seguaci sono solo dipendenti da una dose di stronzate per mantenere la loro dopamina di ignoranza. Tossici che hanno paura della verità. Cioè che non c'è ordine, non c'è potere. Tutte le religioni insinuano vermi nelle menti come metastasi, creati per dividerci, per farci dominare facilmente dai ciarlatani che vogliono manovrarci. Grande. E questa è la clip. Io vi dico soltanto che sono già arrivati 30 messaggi nel frattempo. Sono già arrivati quindi 30 messaggi. Non era messaggi. Così difficile. Forse non era difficile, però mi sono segnato qualche cosa intanto. E questa era la clip di Flavio. Votate 3287948796 è il WhatsApp. Guarda quanti ne sono scesi! Ne sono scesi infinità. Tra l'altro, c'è qualcuno che ci ha mandato 191 messaggi. Smettila, perché adesso arriveremo a mandare, solo che quando tu mandi il messaggio riscappi ultimo della lista, quindi non riusciremo mai a mandare in onda i tuoi selfie, il tuo controselfie o vederti, quindi smetti di mandarci i messaggi. Stanno arrivando, ne sono arrivati 100 di messaggi, una cosa pazzesca. In questo caso chi sei, come sei? Beh, ho già visto chi è stato il primo. Ah sì, eh? Ho già visto chi è stato il primo, ma continuate a mandarli perché ci piace vedere i vostri messaggi. E adesso io riazzero la base, perché ti do la stessa base di Flavio, tocca a Valentina, ascoltate. E ovviamente scrivete anche per Valentina da quale doppiaggio è tratta questa clip che stiamo per trasmettere. Dicono che enormi bestie vagassero in questo mondo, grandi come montagne, ma sono rimaste di loro solo ossa e resina. Il tempo logora perfino la più potente delle creature. Guarda cosa ha fatto a te. Un giorno tu perirai, giacerai con il resto della tua specie nella terra. I tuoi sogni dimenticati, i tuoi orrori cancellati, le tue ossa diventeranno sabbia, e proprio su quella sabbia un nuovo Dio camminerà, perché questo mondo non appartiene a te, appartiene a qualcuno che deve ancora venire. E allora... Ma sono bravissimi! Subito! Io direi che... Vabbè, siete veramente bravi. Siete veramente... Ma li abbiamo scelti troppo facili oppure... No, sono, è che loro hanno l'orecchio, loro sono all'orecchio. Mandate i messaggi! Guarda, stanno arrivando in continuazione, una cosa pazzesca, il WhatsApp sta bollendo e questo ci piace veramente, perché vuol dire che oltre ad ascoltarci passivamente mentre facciamo il nostro lavoro, vi rimane qualcosa di quello che facciamo e quindi ci riuscite a dare così un conforto, che quello che facciamo è comunque sentito. Grazie mille, grazie a tutti quanti. 3287948796. Oh, ma state condividendo sulla vostra pagina Facebook il video? Guardate che io fra un po' vi controllo e vengo a vedere se avete condiviso, quindi mi raccomando, condividete sulla vostra pagina Facebook. Io direi che intanto che impazzisce questo WhatsApp, però ho scritto una cosa per ricordarvi chi erano i primi e tutto quanto. Stasera sapevo che ci sarebbe stata l'esplosione di WhatsApp, quindi ho scritto. E devo dire che avete già indovinato, ovviamente, ma ci piace vedere quante persone ancora indovinano. Allora, adesso a questo punto noi mandiamo il terzo brano di Valentina, okay. In maniera che abbiamo il tempo anche di preparare tutte le cose per la premiazione del contest. Quale brano vuoi mandare? Ma li manderemo tutti o al nostro? Sì, li mandiamo tutti. Tutti. Sì, okay, sì, li mandiamo scegliere. Tutti. Scegli. Allora, adesso passo al numero 4. Il numero 4. Classicone questo. Questo è un classicone. Allora. Com'era che dice?
diceva che tu magari attingi anche un po' al passato, sì, vero? Esatto, infatti, oltre che è un brano del passato, un gran brano, questo titolo mi ricorda anche uno dei film più divertenti con Whoopi Goldberg. Porca miseria, che, no, sia, bello. Che sia stato girato probabilmente. L'ho conosciuto grazie a lei, tra l'altro, io non glielo lo conoscevo. Bellissimo, bellissimo. E non solo, mi ricorda anche, è praticamente la canzone, si può dire, mia e della mia prima insegnante di teatro, Stefania, perché eravamo in fissa con questo film, quindi con questa canzone, e ecco perché ho scelto questa. Ecco perché l'hai scelta. Io penso che dalle prime note non si possa non ricordare che cos'è. Stiamo parlando di un brano del 1968. Loro sono grandi, adesso vi faccio la domanda, preparatevi se preferite loro e i loro antagonisti dell'epoca. Signore e signori, sono i Rolling Stones e questa è Jumping Jack Flash, terzo brano di Valentina Favazza in diretta su Radio Cigliano. Rolling Stones o Beatles? Beatles. Beatles, vale. Oddio, beh, i difficile Beatles, però i scegliere. I Beatles sono sicuramente... È difficile. Però gli Stones perché hanno un paio di chicche. Però lo sapete, sì. Sì, ce l'hanno. Però loro erano veramente la dicotomia degli anni 60. O eri Rolling Stones o eri Beatles. È vero. Non c'era una via di mezzo. Erano proprio due scuole diverse. I due punti di rottura della musica, da quello che era prima, da tutto quello che era prima, anni 50, i primi anni 60, fino ad arrivare poi a tutte le sperimentazioni che sono nate dopo loro negli anni 70, che secondo me è il periodo di più grandi sperimentazioni nel campo della musica elettronica, ma anche leggera, di tutti quanti i tipi. Veramente c'è stata una voglia di libertà quasi sessantottina, sì. No? Dopo anche che si è espressa musicalmente, che è stata veramente grande. Quindi insomma, Beatles o Rolling Stones, tutte e due sui Beatles. Sì, Beatles, ma anche per una questione affettiva, cioè proprio le canzoni erano delle coccole. Dei erano Beatles. Delle vere coccole, sì. Anche erano... per i testi. I testi, impegnati. Benissimo. Allora, ora Flavio, qualche parola e pensiero per Cory Monteith e Anton Yelchin. Qui si toccano due temi, due corde. Sono due attori che sono morti giovanissimi, sì. Uno a 27 anni, l'altro a 30. E uno è morto nel 2013, l'altro nel 2016, se non sbaglio, potrei sbagliarmi. E sono soprattutto Anton Yelchin è stato un attore che io ho amato, mi ha accompagnato per tantissimi anni. L'ho doppiato in tantissimi film e adesso lo sto doppiando in Trollhunters, nel postumo, e diciamo la serie di Guillermo del Toro, che lui doppia il protagonista, sì. Presta la voce al protagonista, sì. Quindi io sto facendo, diciamo, la sua controparte italiana. E, sì. Lui è stato per anni uno dei miei attori preferiti, diciamo che l'ho sempre nel cuore. E poi, vabbè, Cory, lui fa parte di un periodo della mia vita, ero giovanissimo, seguivo anch'io Glee, mi piaceva l'idea di questi ragazzi che cantavano. Un po' amici che se ne vanno, vero? Anche se in realtà non li abbiamo mai conosciuti di persona, penso che sia inevitabile sentirsi legati, no? A una persona che hai seguito per tanto tempo. Certo. Cioè, come è stato un grande dolore per i fan, immagino che... Anche per voi. Possa per essere noi, comprensibile. Per tutti quanti noi. Torniamo in diretta! Poi c'è una domanda, vediamo se me la dimentico, E questi sono i Rolling Stones, Jumping Jack Flash, in diretta su Radio Cigliano. Si sono fatte le 22.56, siete a Dopo Cena con la trasmissione del giovedì sera, con tanti ospiti, colleghi, ma soprattutto amici, fratelli, figli, costole, quello che volete. Veramente è bellissimo stare insieme a loro stasera, due colleghi eccezionali, Valentina Favazza e Flavio Aquilone. Questa puntata la trovate su YouTube, sul canale YouTube di Radio Cigliano. Se la volete andare a cercare, andate a cercare dopo, quando sarà chiusa la diretta, la troverete lì. Ma vogliamo i vostri like anche sulla pagina di Radio Cigliano, e l'applauso se vi piace quello che stiamo facendo, se vi piace la nostra maniera di fare radio, un po' televisione, anche se non è televisione, videovisione, non saprei come chiamarla questa. Radiovisione la chiama qualcuno. Radiovisione ci piace. Radiovisione. Sentite un po', ma l'oscurità del doppiatore, che è voce nell'ombra per eccellenza, no? Ultimamente però le nostre facce si conoscono un po' di più, i social ci hanno portato all'attenzione anche per quanto riguarda le facce. Lo trovate? Cioè, quando sentivi Sean Connery negli anni 50, negli anni 60, no? E non sapevi chi era che gli dava voce, c'era questo mistero, la voce era
legata proprio a Sean Connery. Il fatto che noi adesso siamo più social, ci vedono, ci conoscono i premi, ma anche le manifestazioni, lo ritenete un bene o un male per il fatto che noi comunque siamo doppiatori e prestiamo la voce e diamo solo quella, oltre alle nostre emozioni, alla faccia dell'attore? Non lo ritengo né un bene né un male, penso che sia una cosa inevitabile considerando la società moderna. Okay. Tutto qui. È un'evoluzione. È un'evoluione. È un'evoluzione. Poi molti di noi fanno radio, alcuni fanno cinema, altri fanno teatro, quindi comunque sia è un lavoro che ti espone al pubblico, magari certo, non in maniera diretta, anche se fai solo doppiaggio, comunque sia il tuo nome compare nei titoli di coda alla fine di tutti dei film ai quali partecipi, certo, insomma, quindi no, penso che non sia né una cosa da demonizzare né una cosa da non fare. Penso sia normale. Vale? Sì, esatto, non è una cosa che ha né dei pro né dei contro. C'è da dire che i fan del doppiaggio, chi segue il doppiaggio, chi conosce i nostri volti, e secondo me questa è una cosa bella, è un pubblico di nicchia. Certo. Nel senso, noi non siamo buttati in pasto alla TV con questa facilità, ecco, non abbiamo questo problema. Chi ci segue perché realmente ci stima, piuttosto che ci segue in qualunque modo, però sui social oppure proprio per i nostri lavori. E quindi niente, insomma, chi ci segue, chi ci conosce, lo fa perché, e sa come siamo fatti, lo fa perché davvero ama quello che facciamo. Ho capito. Allora, io andiamo adesso a trovare chi ha vinto il contest, diventa un'impresa eccezionale perché sono arrivati 95 messaggi e veramente devo andarli a scartabellare tutti. Allora, io posso dire, partiamo da Valentina, d'accordo? Perché ce l'ho qui sotto mano. Allora, vedo pochissime sbavature, nel senso che tutti praticamente l'hanno beccato. Ma praticamente tutti, guarda, tutti, guarda che roba. Niente, guarda che roba. Dovevamo scegliere qualcosa di indipendente. L'hanno beccato tutti quanti. Ma il primo maschio che ha trovato questo, che ha indovinato ed è stato il più veloce a digitare, tutto preciso, il nome e tutto quanto ha messo, quindi ha digitato tutto quanto, è Cristiano. Bravo Cristiano. Allora, possiamo anche rifar vedere, perché l'avevamo già fatta vedere, Cristiano da Bari ha vinto il contest. Fantastico. Per quanto riguarda Valentina, allora io qui ho la tua, eccola, fotografia. Adesso vi do una visione, però prima di darvi la visione devo fare così e devo fare così. Tu hai la possibilità, vedi quanto sei tecnologico. Ma io infatti non so, tu lo sai, tu lo io sai, sono tu ammirato. Allora, tu hai qua una scelta di colori, puoi anche scegliere il colore che preferisci. Okay, quindi sceglilo con la penna, puntalo con la penna, fai tac. Perfetto. Lo sapevo. Allora, vabbè, è ovvio. Questa è la foto bellissima di Valentina. Lui è, abbiamo detto, vediamo se faccio grezze o no, è Cristiano. Quindi puoi firmare serenamente il... Lo vedono mentre firmo. Lo vedono, eccolo qua. Vedono, adesso ti vedono mentre firmi. Ma siccome io sono come San Tommaso, io devo farvelo sentire, devo farvi sentire la clip immediatamente mentre Valentina firma. Ci sentiamo la clip tratta da Westworld, tra l'altro la prima puntata, se non mi ricordo male, mi sembra, con la voce della grande qui presente Valentina Favazza. Ah, già basta coi piagnistei. È ora che ti renda conto della futilità della tua condizione. Io non piango per me stessa. Io piango per te. Dicono che enormi bestie vagassero in questo mondo, grandi come montagne, ma sono rimaste di loro solo ossa e resina. Il tempo logora perfino la più potente delle creature. Guarda cosa ha fatto a te. Un giorno tu perirai. Giacerai con il resto della tua specie nella terra. I tuoi sogni dimenticati, i tuoi orrori cancellati. Le tue ossa diventeranno sabbia. E proprio su quella sabbia un nuovo Dio camminerà. Uno che non morirà mai. Perché questo mondo non appartiene a te o a chi è venuto prima. Appartiene a qualcuno che deve ancora venire. Wyatt, portami da lui.
sblocca il labirinto. Mamma mia, insieme a Rodolfo Bianchi, insieme a Rodolfo Bianchi, grande Rodolfo Bianchi. Allora, Cristiano, se non mi ricordo male, ti manderemo la foto con dedica che hai visto comporre qui a video dopo la trasmissione. E come vi consiglio sempre, mettete muti i cellulari dopo la trasmissione, in maniera che non vi sveglio quando magari a mezzanotte qualcosa vi mando i nostri selfie. Mi dispiacerebbe svegliarvi se state a dormire. Ma c'è anche il contest di Flavio. Allora, il contest di Flavio, anche qua devo dire che ho visto pochissimi errori oggi, ma veramente pochi. No, veramente. Ah, no. Nessuno? No, nessuno. No, ce n'era uno qua. Ah. Death Note, hanno detto che non era Death Note. Però guarda qua. Cioè, sono veramente, veramente tutti quanti. Il vincitore del contest, per quanto riguarda la clip di Flavio, è Edoardo! Bravo Edoardo! Bravo Edoardo, grandissimo! Allora, noi riandiamo a video con la fotografia di Flavio, bella, intensa, guarda che foto pazzesca, scegliti il colore, e nel frattempo, mentre Flavio firma la fotografia per Edoardo, noi ci sentiamo la clip tratta da Mr. Robot con la voce di Flavio Aquilone. Sentite che meraviglia! Elliot, vuoi dirci qualcosa? No, il mio sistema è impallato. Dio ti può aiutare. Ah, è questo che fa Dio, ci aiuta. E dimmi, perché non ha aiutato il mio amico innocente che è morto senza ragione, mentre il colpevole è a piede libero? Ma certo, va bene. Lasciamo stare le eccezioni. Invece, le innumerevoli guerre dichiarate in suo nome. Ok, va bene. Tralasciamo l'omicidio insensato per un secondo, d'accordo? Che mi dici di quelle fobie sessiste e razziste in cui tutti noi stiamo annegando per colpa di lui? E non mi riferisco soltanto a Gesù. Io mi riferisco a tutte le religioni organizzate. Sono dei gruppi esclusivi creati per ottenere il controllo. Uno spacciatore che ti rende schiavo della droga della speranza. Tutti i suoi seguaci sono solo dipendenti da una dose di stronzate per mantenere la loro dopamina di ignoranza, tossici che hanno paura della verità, cioè che non c'è ordine, non c'è potere. Tutte le religioni insinuano vermi nelle menti come metastasi, create per dividerci, per farci dominare facilmente dai ciarlatani che vogliono manovrarci. Ci considerano fan che pagano bene per tutte le pessime fiction di fantascienza che scrivono. Se non do retta al mio amico immaginario, perché cazzo dovrei dar retta al vostro? La gente crede che la devozione sia la chiave della felicità, ma è il modo in cui lui vi controlla. Neanche io sono così pazzo da credere a questa distorsione della realtà. Che si fotta Dio. Non è un capro espiatorio alla mia altezza. Non l'avrò detto ad alta voce. Cazzo, l'ho fatto. L'hai fatto, sì. Porca miseria, che bel pezzo, che pezzo. Diciamo, nella sua follia ha una lucidità pazzesca, veramente eccezionale, ma una grande prova d'attore di Flavio Aquilone. Grazie. E abbiamo sentito prima una grandissima prova d'attrice di Valentina Favazza. Grazie, siete veramente tantissimi. C'è Liselotte che ci saluta. Ciao! E c'è anche... mi potrebbe salutare Valentina come Gin? Chiede... Gin. Gin Erso. Sì, aspetta, Alberto chiede se puoi salutarlo come Gin, e un doppiaggio che non ha fatto, che molti, vabbè, questo l'abbiamo già detto, che molti avresti voluto fare, sono un'immagine della giustizia, sono un'immagine del mondo, oddio, questo è un po' complicato, però insomma, come Gin puoi salutare, immagino. Come si chiama? Si chiama Alberto. Ciao Alberto, che la forza sia con te. Grande, grande. Valentina, andiamo fuori fuoco, ma chi se ne frega. Sono le 23.07 in diretta su Radio Cigliano, sempre a dopo cena con... Allora, sta giocando? Oddio, chi è che sta giocando? Non ha firmato però, non ha firmato una nostra amica, una tua grandissima fan...
anni fa mi sono girata di scatto perché mi pareva di aver sentito una voce familiare e ho fissato un ragazzo per un po' finché non è passato oltre. Una frazione di secondo dopo ho realizzato che mi sembrava la tua voce e ancora piango per non essermi girata e aver fermato il ragazzo per accertarmi della cosa. Queste sono cose pazzesche perché... Magari eri tu, chi può dirlo? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Non abbiamo la prova provata. No. Di ritorno dal lavoro, Fabio dall'Abruzzo. Eccolo qua. Ciao, che Fabio. Ci fa vedere che sta veramente tornando dal lavoro. Piove in ma macchina. A casa. A casa, però ci ascolta, ha finito di lavorare tardi. Quindi bello che ti stiamo accompagnando in questa serata. Di ritorno dal lavoro in Abruzzo, dove vivi. Allora... E vediamo se come mai su YouTube non carica il video, perché il video non è su YouTube in questo momento, è su Facebook, ma lo trovate su YouTube più tardi. Buonasera a tutti in ritardo, avrei una domanda per entrambi: c'è un film nel quale avreste lavorato, voluto lavorare insieme, a parte ovviamente quello che avete fatto, bellissimo, qualche cosa in cui avete lavorato separatamente e avete detto questo l'avrei voluto fare con Valentina e questo l'avrei voluto fare con Flavio? Ci vuole un mese di preparazione per una domanda del genere. È difficilissima. Primo devo aprire l'agenda. È vero, secondo, per capire devo... che cosa. Hai ragione. No, dai, aspetta, però ragioniamoci. Ma è un, cioè, chissà cosa voleva dire. Nel senso, un film che non abbiamo fatto e avremmo o forse no, che magari film avete che fatto... abbiamo fatto, ma che non abbiamo sì, avete avuto fatto, modo di. Magari tu hai fatto da solo, tu hai fatto da sola, hai detto magari ci sarebbe piaciuto. Beh, questo è geniale. Dopo la facciamo. Allora, aspetta, questo è sempre Fabio che ci fa i cappuccini decorati e questo voglio far vedere perché oh mio Dio. È veramente strepitoso, guardate che cosa ha creato Fabio, strepitoso veramente. Ciao, sono Matt Brody, pensa quanto cazzo me ne può fregare. Che è il primo approccio dei nostri due personaggi. Bellissimo. Watch, sì. Bellissimo. Così, all'acqua di rosa. Grande. Tra l'altro Galeotto fu quel film. Quel film? Sì. Zac Efron e la D'Addario si sono messi insieme. Apposta. Sì. Dopo questo film. A volte succedono queste cose, a volte succedono, possono succedere. Allora, due dei miei doppiatori preferiti, da Davide, nella serie TV The Royals avete lavorato tutti e tre ed eravate in qualche modo collegati. È vero. E di Valentina, che era fidanzata con Fairo, tuo padre. Padre. Vedi le colonne separate, vedi le colonne. Cioè, separate. Voi l'avete scoperto in diretta. Sì. Molto bene. Io lo sapevo. Perché se non lo vediamo è difficilissimo. Però sì, colonna scoprirlo. Separata anche lì. È difficilissimo scoprirlo. Allora, ci ama tutti quanti Leo e c'è anche Giuseppe, però Giuseppe l'avevamo già fatto vedere, sì. Mi sembra, sì, l'abbiamo già fatto vedere, questi tanti hanno risposto Mr. Robot Stefania, tanti hanno risposto, anche Gerald, Annalisa, mi aggrego ad Anaï, la Vale ce l'abbiamo soltanto noi, un bacione a entrambi da parte di Annalisa, che credo ciao, che tu Annalisa. Conosci, viva che la tu Usta. Conosca. Vedi. Allora, in scena prove teatro, Teatro TAM di Napoli, cabaret Angelo Venezia, che sta provando in teatro ma nel frattempo trova un attimo per ascoltarci. Grandissimo. E questo è bello, bello che si vede un po' di teatro, vedete un po' di teatro alle spalle, che figata, belle le tavole del palcoscenico, sono veramente belle. Allora ragazzi, quante siete? Quanti siete e quanti avete risposto? Io spero veramente di mandare, tanti hanno scritto, qualcuno lo riesca a saltare perché non ci sono fotografie, tanti avete praticamente tutti avete indovinato, siete veramente bravi. Allora, avete indovinato veramente tutti, siete strepitosi. Ignazio veramente... anche. Guarda quanti sono veramente tanti, riesco a scartabellare un pochino e questo è un nostro e questo è il nostro amico Roberto. Ciao Roberto, grazie per essere con noi, grazie per farci compagnia. Lui poi le segue sempre. Sì, c'è sempre e ci fa sempre dei controselfie fighissimi. Fantastico. Grazie Robby. Allora, vediamo altri controselfie. Mi chiamo Giovanni da Catania, potresti mandarmi il selfie di giornata? Te lo mando appena l'abbiamo pubblicato. Nel frattempo sei distorto, dobbiamo inclinarci un pochino per guardarti, però ciao. Ci sta guardando e ce lo dimostra. Ciao. Perché c'è dietro il Flavio. Nostro video, grazie mille, grazie. Allora, ci sono ancora, c'è anche qualche foto. Allora, c'è Marco Max per gli amici. Flavio, ricordi
Potrebbe minacciarmi di scrivermi sul Death Note. È un piccolo sogno. Vuole, Marco, vuole che tu lo minacci e lo mandiamo con, cioè, la sua, capisci? Foto. Pensa a che cosa è arrivato. Vuole essere minacciato. Vuole essere minacciato in diretta. Allora, lui è Marco. Io ti mando subito il bianco e vai pure. Marco, se non fai il bravo, ti scrivo sul Death Note. Grande, grande Flavio, grandissimo. Cattivo. 3287948796 per essere con noi, per essere insieme alla nostra diretta. Potrebbe salutarmi, ti dà del lei, con la... Ti chiama, lui è Fabio, con la voce di Genos di One Punch Man. Molti dei miei amici, incluso io, lo adoriamo. Te lo ricordi com'era sta voce? Mi ricordo il personaggio, adesso la caratterizzazione in particolare non me la ricordo. Mi ricordo che era molto serio, lui era molto... Lui si chiama Fabio. Ciao Fabio, un saluto da Genos. Grande, grande Flavio. Allora, ci stanno scappando, c'è Matteo. Matteo, hai un ricordo di Santo Versace scomparso pochi giorni fa? Dice ciao. Matteo, guarda, io ti ringrazio per avermi dato questo là, Matteo. Ho assolutamente il ricordo di Santo, e che tra l'altro appunto è scomparso 2 o 3 giorni fa, ed era un grandissimo attore e un validissimo direttore della Delta su a Torino, che ho avuto grande piacere di conoscere, e fortunatamente mi hanno chiamata anziché farmelo scoprire tramite sul social. Social, certo. E assolutamente sì. Poi io ho mandato un pensiero su e dove c'era il mio pensiero personale per lui, quindi magari non lo dirò, non lo ripeterò qui, però posso assolutamente confermare che abbiamo perso un grandissimo professionista. Un applauso. Ciao Santo. Ciao Santo. Allora, c'è Cristiano che ci fa vedere la sua reazione quando ha scoperto di aver vinto il contest. Oh! Questa è stata la sua reazione. Grande, grande, veramente. Bene. Allora, dobbiamo completare il giro musicale perché ci eravamo fermati con Flavio. Dobbiamo andare. No, no, abbiamo mandato quello di Valentina, ma dobbiamo mandare quello di Flavio. Ok, allora manderei la numero 2, dai. La numero 2. Allora spiegami questa, perché questa... Questo la devi spiegare. È un pezzo fantastico di un album fantastico. Talmente fantastico che nel 98, quando uscì, segnò la carriera di Lauryn Hill, condannandola in realtà, perché è stato talmente un album che ha segnato un'epoca di cambiamento all'interno dell'hip hop, che le ha rovinato la vita, nel senso che lei non si è mai più sentita in grado di bissare il successo di questo enorme successo planetario, e quindi non ha mai fatto più uscire un suo album di inediti. Pensate. Ha solo fatto album cover, di cover, cose, oppure sì. Fa ancora concerti. Noi l'abbiamo vista live 2 anni fa, quindi insomma è molto attiva sul panorama musicale, però questo è stato uno dei suoi singoli più conosciuti. E vabbè, per me che sono amante dell'hip hop e della black music è un must, assolutamente. È veramente un must. Ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano alle 23:15. Lei è Lauryn Hill e questa è Do Up The Thing. Bel pezzo, mamma mia che bel pezzo. Allora, io veramente sto cercando, forse vi sto anche trascurando un pochino, ma c'è anche Chiara che ha diritto di essere mandata in onda, giustamente, ci sta seguendo, stanca. Ciao, stiamo Chiara. Tirando un po' per le lunghe. Povera Chiara. Bello. Dai, grazie di essere con noi. Sì, ce la fate ad arrivare. Ragazzi, siamo al 7° brano. Dopo il prossimo, che lo mandiamo subito dopo, direi di fare boom boom, di mandare 2 brani, c'è il questionario di Proust. Che paura. Voglio mettere un po' in difficoltà, simpaticamente, in amicizia, i miei amici qua con le domande di Marcel Proust. Io non so che cosa aspettarmi. No, ma è tutto semplice. Tutto semplice. Sì. Dai, come sta andando, ragazzi? Benissimo, la grande. Dispiace che stia per finire. Ancora ci abbiamo un po' di tempo. Siete grandissimi, tanti ci mandano. Flavio, volevo chiederti, nel film Shadowhunter del 2013 hai doppiato Simon, mentre nella serie TV doppi il personaggio di Alec Lightwood. Quando sì. ti sei trovato a che fare di nuovo con questa serie, pensavi di tornare a doppiare lo stesso personaggio o ti è piaciuto doppiare un altro personaggio della serie? No, mi è piaciuto moltissimo essere cambiato. Innanzitutto, a mio parere, io preferisco il personaggio di Alec al personaggio di Simon. E questo però è un parere personale. Poi, avendo fatto il film, il fatto di cambiare personaggio è stato ancora più stimolante, quindi sono contento della scelta del direttore. Benissimo. Appena torniamo dal fuori onda,
c'è Giuseppe che ci ricorda la domanda che avevamo lasciato da parte: come si diventa doppiatori senza passare, cioè diventando subito doppiatori, senza passare, diciamo, per la recitazione, per scuole di recitazione, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci questa domanda perché ci sta sollecitando Giuseppe. Allora, un saluto da Marco a Valentina e Flavio. Ciao Marco. Ciao. Lo conoscete? Non di persona. Non di persona. Lo conosciamo adesso. Alle spalle Rocky, quindi c'ha una cosa bella alle spalle. Grazie Marco, grazie di essere qui e grazie, vai tranquillo, di aver risposto. Sì, sì, prendi l'acqua, tranquilla. Ma sì, prendi i bicchieri, no, per grazie. Tutti. Pure per me, due bicchieri, grande. Perché qui è Radio Cigliano, qua è bello fare tutto in diretta ed è bello cazzeggiare in diretta insieme. Allora, sto male, dice Marco, lo so, ma ti abbiamo accontentato. Giovanni da Catania l'abbiamo già visto, il selfie di giornata, adesso ci ricordiamo di pubblicarlo. Allora, mi chiamo Valeria e dedico a Flavio questo mio sketch. Questa ci ha mandato 211 messaggi, quindi credo che sia lo stesso ripetuto. Dedico a Flavio questo sketch ispirato a Death Note. È ora di ricordare ad Elle che gli Shinigami mangiano solo mele. E disegnare con Radio Cigliano in sottofondo non ha prezzo. E questo grazie. È il disegno che ha fatto al volo. Cioè, sono artisti, bravissimi, comunque. No, artisti, cioè, veramente. So fare le case, meraviglia. Le io so fare gli uomini, quelli gli con uomini, le braccette, sì, lato tondo, una cosa schifosissima, veramente una schifezza. Sì, anch'io non sono per niente bravo a disegnare. Questo è un grande rimpianto. Ma io so fare un po', vero? Sì, ma solo una metà. Ah, il profilo? No. Davanti, metà, però davanti, poi metto i capelli. A coprire, sotto, no. Metti i capelli a coprire. Tipo Samara, grande, grande. Allora, penso che manchi poco, questo è sempre il suo messaggio che l'ha ripetuto, ok, 100 volte. Voleva mandato. Essere notato. Sì, potresti salutare me e Rosario, dice Alberto come Mr. Robot. Me e Rosario? Alberto e Rosario. Alberto però aspetta, Rosario. Lo facciamo in onda perché qua abbiamo finito e dobbiamo disannunciare. Lori Mill, Do Up The Thing in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 23.19, siete all'ascolto di Dopo Cena con due ospiti di eccezione, grandissimi, eccezionali, e si prestano veramente a qualsiasi tipo di cosa carina stasera, sono veramente eccezionali. Flavio Aquilone e Valentina Favazza sono qui ospiti negli studi Casarecci, e ci piace che siano anche un po' così di Radio studi. Cigliano. Allora, c'erano Alberto che ti dice se puoi salutare lui e Rosario. Come farebbe Mr. Robot. Ciao Alberto e Rosario, sono Elliot, vi saluto. Grande, grande Flavio, grandissimo. Allora, chi è? Questo è Santo. È Santo Versace. Porca miseria, la mandiamo questa. Una delle sue foto, tra l'altro, più rappresentative, perché lui era così. Così. Era così, Santo grandissimo, Versace. Grandissimo, bravo, non so chi l'ha mandato, grazie. Non lo so, adesso vedo sul WhatsApp, vediamo chi è, vediamo un attimo. Che faccio? Non c'è il forse nome, non no, non c'è il nome, non grazie c'è il nome. Grazie comunque, davvero. Allora, troppo bella la vostra voce, ma grazie veramente, vorrei vedere, questione di secondi, tutti si rammaricano per il contest, ultima domanda per entrambi, com'è stato doppiare Jean e Sasha, i vostri personaggi nell'Attacco dei Giganti? Allora, Jean è un... Jean. Corretto subito. Che Jean, pippa, aspetta, Jean. Che pippa, che pippa Cigliano, dai. E capirai. Sono due personaggi molto diversi. Sì. Quello, diciamo, io onestamente non ho poi avuto modo di seguire la serie, anche se mi hanno detto che è molto valida. E forse è una delle cose che vorrei fare. Adesso, grazie a Netflix, si può fare questo e altro. Vero. Possiamo seguire anche cose che non mai avremmo pensato di riuscire a seguire. È verissimo. Il personaggio è sicuramente nelle mie corde. È un personaggio che strilla sempre. È un matto scocciato, sì. E io lo seguo con grande piacere, anche se confesso che molto spesso non capisco quello che dico. Me lo faccio spiegare, scusate, ma senti, perché fa? E intanto, mentre Edoardo non è riuscito a farsi salutare, ma vi manda tanti Vabbè. Saluti, avremmo dovuto salutarlo, ma lo facciamo vedere, perché poveraccio, abbiamo fatto tardi. C'è una bella domanda per Valentina che ti riguarda e riguarda un po' il dialetto. Allora, tu in Grey's Anatomy hai dovuto doppiare in siciliano, che è proprio dall'altra parte del mondo rispetto a dove sei tu. La domanda ce la fa, adesso la trovo,
ce la fa Davide. E com'è stato doppiare in siciliano in Grey's Anatomy? Ah, intanto leggo che l'hai trovato divertentissimo e ti ringrazio perché ne ho bisogno. Perché io per me eri perplessa in quel momento? Io, il siciliano no, non lo mastico per niente. Però devo dire che Giù Pizzo ci ha messi, a me e a Marco Vivio, nella condizione di lavorare al meglio, perché avevamo un consulente siciliano, certo, che, vi ha aiutati. Che ci ha aiutati. Ovviamente io non essendo nessuno dei due di origini sicule, quindi sicuramente forse qualche siciliano ha avuto un po' da ridire, e lo so perché me l'hanno detto, però in linea generale so. Ma che loro nel divertente. Film dovevano essere siciliani veri, no, o far finta di loro essere? Loro nel film dovevano essere, erano italiani, okay, parlavano in italiano, quindi per ottenere... E come parlavano loro in italiano, te lo ricordi? Lei è italiana. Ah, lei è italiana. Lui perfetto. Parlava bene. Lui bene. Diciamo che per rendere lo stesso stacco e giustificare lo stupore degli altri personaggi che improvvisamente non capivano più nulla del dialogo, abbiamo dovuto trovare questo escamotage del dialetto. E niente, quindi... altrimenti saremmo sembrati pazzi a continuare, sì, a parlare in e italiano. E poi i dialetti, quando vai a fare i dialetti localizzare, di solito si prende il napoletano, il siciliano, sì, esatto, è difficile, esatto, andare a prendere un dialetto del nord. No, è vero, non si fa. Sai, sì, che l'abbiamo detto in sala, abbiamo detto, però vedi, è sempre dialetti del sud, perché sono più tipici, sono forse, sì, anche più perché c'erano dei momenti in cui realmente non si capiva niente, e sono più i dialetti del sud quelli che possono trasformarsi quasi in un'altra lingua, certo, no? Certo. In certe volte invece magari un altro, io adesso non lo so, però ci sono dei dialetti. Oddio, il bergamasco, devo dire che se parli in bergamasco. Aosta, sì. Aosta, voi parlate francese? Allora, l'Aosta è bilingue, siamo bilingui, sì, quindi sì, il francese lo parliamo come l'italiano. È un francese e... Poi c'è il patois. Infatti. Che il patois è praticamente il nostro dialetto, però sì, ci sono dei valdostani, parlo valdostani e differenzio con aostani perché c'è una differenza. Il valdostano parla patois in casa, quasi sempre e quasi esclusivamente, ed è un incrocio tra un franco tedesco molto difficile. Quando non parla patois ma rimane l'accento, è un italiano molto divertente, cioè, sì, molto è duro, è molto... musicale, ogni tanto, vabbè, lo faccio a lui e un miei po' amici. Mutuato dal francese, dalla musicalità del francese, dal francese, dal tedesco, da tutto, tutta una roba strana che risulta molto divertente, molto tipico, e loro ridono sempre tanto, giustamente. è bello sentire i diretti. Comunque ti sei divertita a fare quella scena in siciliano? Io moltissimo. Ti sei divertita, sì. E vai, allora io direi che partiamo con l'ottavo pezzo, quindi il quarto pezzo di Valentina, Dimmi quale carico dei due, dopodiché state pronti, okay, perché c'è il questionario di Proust e vi voglio belli attenti. Che per paura. Pronto, Flavio sta sudando, vedo la gocciolina che scende, ma sarà facilissimo, vi assicuro. Quale mettiamo, Vale? Il numero uno. Beh, vabbè, questo hai portato su un grande. Ho portato su un grande, è molto amato, come è giusto, e nella fattispecie il pezzo arriva da quello che era il primo film che mi ha fatto innamorare di lui come cantante da piccola, ma forse innamorare in generale, perché io ero pazza del suo personaggio, perché lui è un cantante che in quel caso era anche attore. E allora ci andiamo a ascoltare un grande, ci manca tantissimo, veramente tanto. Questo è David Bowie e questa è Magic Dance su Radio Cigliano. Senti come pompa, grandissimo. Il film era Labyrinth. Era Labyrinth, tratta da Labyrinth questa. Allora, attenzione, pronti per il contest, facciamo un altro contest? No, sul contest siete ferrati. Invece voglio mettervi un po' alla prova. Ma nel frattempo c'era una domanda, allora... Questo è il coniglio, abbiamo scoperto che si chiama Musetto, eccolo qua. Guardate che carino. C'era una domanda. Ciao, Musetto! C'era una domanda di qualcuno che mi ha detto: ti prego, leggi la mia domanda, me la sono persa. Oddio, spero di ritrovarla. Era veramente... quella di come si inizia a fare, come si diventa doppiatore. No, era un'altra. Abbiamo risposto a quella? No. No, cioè non stiamo rimandando. Stiamo rimandando per la prossima puntata. Siamo inottemperanti in una maniera pazzesca. Allora, fammi vedere se. Allora. Niente, ultima domanda? No, me la sono persa. Spero di ritrovarla, veramente. Allora, precisa però, sempre per quella domanda che stiamo rimandando, Giuseppe, so benissimo che bisogna diventare prima un attore e poi un doppiatore. Bravo. E questo non è male, questo non è male. Dopo il contest rispondiamo. Tu insisti se vedi che non... Allora, un saluto dalla Sardegna, foto di stamattina. Valentina, ricordando la Maud Watts di Suffragette,
e Flavio ricordando il James Dean di The Un in Life, di cui ai tempi chiesi e mi spiegò gentilmente il mio messaggio che linea usò per doppiarlo. Che linea ha usato per doppiarlo? Beh, lui mi aveva chiesto se ovviamente ci eravamo, diciamo, rifatti all'originale oppure al nostro James Dean. Certo. Che ha la splendida voce di Carletto Romano. E noi ovviamente ci siamo rifatti all'originale, anche perché in originale lui aveva un modo completamente diverso rispetto a... Che ne sapeva di come l'abbiamo doppiato noi in... A parte quello, diciamo che siamo abituati a sentirlo con una vocalità, invece in originale aveva una vocalità completamente diversa, andava molto di testa, aveva questo diciamo modo di parlare abbastanza ambiguo, non si capiva bene, e quindi è stata sicuramente un bellissimo... Una bella sfida. Valentina, c'è Ignazio che dice: visto che state salutando tutti quanti, vuole un saluto. Ciao Ignazio, benvenuto a Westworld. Adesso? Sì, vai, aspetta. Okay. Provo a fare una cosa, vediamo se ci riesco. Ma con la musica sotto, sì, con la musica sotto, ma sì. Vai. Ciao Ignazio, benvenuto a Westworld. Evviva, grande Valentina. Ragazzi, quanti siete? Io veramente, sfida per entrambi. Fabio doppia un personaggio di Valentina e viceversa. E come sai, questa è complicatissima. È veramente complicata da parte di Marco. Ciao, io chi potrei doppiare? Sono una fan di Flavio, ho lavorato in teatro e amo il doppiaggio. Cosa mi sconsigliate, vedi, di fare? Dobbiamo per rispondere. Arrivare? Dobbiamo rispondere a questa domanda. Manca ancora 1:39 e io voglio approfittarne per dare una botta veramente. No, non lo fare. Questa Non lo fare. Questa perché? Ci sta veramente tutto, no. Harry Potter. Tutto Harry Potter. Guarda, vabbè, che c'è meraviglia. Gianni Musi, guarda. C'è mitico Gianni. No, vabbè, strepitoso. Io sto sudando per Flavio. Io Erika, Letizia. Guarda, sto sudando per te, per il questionario di Proust, sappilo. Grandissima, questa è una foto spettacolare. Veramente. Eravamo dei bambini. Piccoli, ed è una pietra miliare del doppiaggio italiano. Era questa. La terrazza della Technicolor, che all'epoca era ancora International Recording. Sì. Quindi parliamo di... Allora, vediamo un po'. Spero che leggerete il mio messaggio. Sei Flavio, il mio doppiatore preferito in assoluto. Grazie. Adoro tutti i personaggi che hai doppiato, buoni o cattivi che siano. Adoro la tua voce, non mi stanco mai di ascoltarti. A volte guardo dei film solo perché ci sei tu a doppiare. Sei il migliore, bravissimo, Melissa. Ma che era carino. Questo è il messaggio. Grazie, che c'era, Melissa. Che grazie c'era di passato. Cuore. È bello vedere quanto trasporto c'è, veramente. Sì. È bellissimo. Allora, quando ho voglia di rilassarmi e sorridere, mi basta sentire te, Flavio, e mi sento bene. Hai una voce fantastica, dice Chiara. E credo che Jim di Trollhunter sia la tua migliore interpretazione in versione animata. Grazie, ci tengo tantissimo a questa domanda veloce, abbiamo 10. La facciamo in onda, ve la faccio subito ma la ripetiamo. Cosa avreste fatto se non foste diventati doppiatori? Tu un po' hai già risposto, sì. Tu pensaci. Torniamo in diretta sulle note di David Bowie. David Bowie, Magic Dance, alle 23.30 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Favazza, Flavio Pilone. Siete tanti, siete tantissimi e loro sono spettacolari. 328-7948-796 per essere con noi, per essere super social, ma soprattutto condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, mettete un like alla pagina Facebook di Radio Cigliano. Voglio tanti like alla fine di questa trasmissione, perché vuol dire che ci fate dei grandi applausi, che vi è piaciuta. E pagina YouTube di Radio Cigliano, canale YouTube, Maurizio Merluzzo mi taglia la testa se continuo a dire pagina. Canale YouTube di Maurizio Merluzzo, di Mediano Cigliano. Lui è forte, lui è veramente forte. Andate lì, iscrivetevi, trovate tutti i video, anche questo, dateci il tempo di caricarlo, ovviamente, postumi, ma di poche ore, li trovate lì tutti quanti. Allora, senti, prima del questionario di Proust, dobbiamo rispondere a questa domanda, perché altrimenti ce la dimentichiamo. Ragazzi, per diventare doppiatore, date un consiglio, prima Valentina e poi Flavio, secondo voi, qual è la strada giusta da seguire? Allora, doppiatore nello specifico, credo che la cosa più importante da fare sia avere tanta pazienza, tanta perseveranza e venire laddove possibile, me ne rendo conto, ad assistere al lavoro in sala. È fondamentale, vero? E secondo me è una cosa che non costa niente, è l'unica vera scuola a livello proprio di, per imparare, per l'orecchio, per capire anche come ci si muove al leggio.
avere tanta pazienza per stare lì, capire anche accettare un no, perché comunque entri al lavoro a vedere persone, e registrarsi. Io parlo per la mia esperienza, io mi registravo tanto, ascoltavo tanto i miei film preferiti, e ascoltare, avere un buon orecchio per l'originale. E poi, come ha detto, non mi ricordo chi, ma sta dicendo una cosa molto giusta, bisogna in realtà essere attori, quindi preferire magari scuola di recitazione, di teatro o di qualunque cosa, per poi approcciarsi in un secondo momento al doppiaggio, che ne è un ramo. Flavio. Sì, diciamo, la penso anch'io nello stesso modo. Aggiungo che io generalmente sconsiglio le scuole di doppiaggio, che sono, che a parte c'è scuola e scuola, questo è chiaro, però sconsiglio le scuole di doppiaggio perché sono delle scuole che magari non offrono, non garantiscono né uno sbocco professionale né tantomeno un insegnamento a 360 gradi. Quindi io consiglio di studiare, ma più che altro di fare dei percorsi appunto come attore, quello senz'altro. Mi rendo conto che oggi è molto difficile seguire in sala rispetto a un periodo, ma anche a pochi anni fa, anche a un anno e mezzo fa. Oggi poter assistere in sala è un privilegio, perché in realtà ci sono tantissime persone, tantissimi anche attori, che vogliono diventare dei professionisti e hanno difficoltà nel farlo, perché anche per rispondere a una richiesta della committenza, noi abbiamo, gli studi hanno cominciato a bloccare un po' le porte. Quindi, salvo in rare occasioni, c'è bisogno di un permesso speciale per entrare in sala, assistere al turno, è un po' più complicato di qualche anno fa. Quindi questo purtroppo è un limite, e io spero che ci sia anche un'apertura da un punto di vista. È giusto selezionare chi viene ad assistere, non è che chiunque può venire ad assistere, però è giusto che tutti abbiano l'opportunità di affacciarsi a questo mestiere per capire se sono in grado di... Quanto si ruba stando in sala? Ruba, nel buon senso del termine. È per questo che è fondamentale seguire in sala, perché si ruba da ciascuno. Esatto. Tutti quanti hanno qualcosa di interessante. Si ruba dall'attore, si ruba dal doppiatore, si ruba dagli insegnamenti, dagli errori degli altri, dai consigli del direttore. Poi un conto è allenarsi a casa, e un conto è essere diretti da qualcuno. Certo. Tu magari hai un'idea, percepisci il personaggio, la frase nello specifico, in qualche modo la battuta, e poi dietro magari hai una direzione completamente diversa, oppure che ti aggiunge qualcosa. Quindi è anche il sapersi far dirigere, insomma, non è facile, non è una cosa immediata. Bella risposta, mi piace molto. Allora, non si elude, perché siamo al questionario di Proust. Per chi si è collegato con noi per la prima volta, Marcel Proust, lo scrittore francese, una sua amica, quando erano adolescenti, gli propose delle domande che aveva trovato su un libro inglese. E lui rispose a queste domande. Dopodiché le prese e le mise in un cassetto. 20 anni dopo, ecco, trovò queste domande. Potremmo farlo anche noi tra 20 anni, ci rivediamo. Sì, così siete pronti. Ritrovò queste domande, non guardò le risposte che aveva dato 20 anni prima, e rispose di nuovo a queste domande, e si rese conto che le risposte erano diverse, perché l'esperienza negli anni, in 20 anni, ti porta a dare delle risposte diverse. Noi abbiamo un po' rimaneggiato il questionario di Proust, e adesso lo presentiamo in forma di botta e risposta. Chi è che comincia? Chi rompe il ghiaccio? Dai, io. Perché vi faccio alternati, sappiate che uno di voi sarà sempre primo. Vabbè. Ok, inizia Flavio. Questo è il questionario di Proust per Flavio Aquilone e Valentina Favazza. Flavio, il tratto principale del tuo carattere? Solare. Valentina, il tratto principale del tuo carattere? Mi piace ascoltare. Valentina, il tuo principale difetto? Sono ipercritica. Flavio, il tuo principale difetto? Testardo. Flavio, la qualità che vorresti avere? Oddio, saper disegnare. Valentina, la qualità che vorresti avere? Oddio, devo essere veloce, vero? No. Può anche passare se non ce l'hai. No, ce ne sono tantissime, per quello che mi piacerebbe. Dai, mi piacerebbe saper ballare danza classica. Valentina, la cosa che più ti piace fare al mondo? Che più mi piace fare al mondo? Io mi piace tantissimo stare con le persone che amo, ma è molto semplice come risposta, me ne rendo conto. Flavio, la cosa che ti piace più fare al mondo? Viaggiare. Flavio, cosa detesti più di tutto? L'ipocrisia. Valentina, cosa detesti più di tutto? L'ingiustizia.
Valentina, la qualità che apprezzi in un uomo maschio. Che tipo di qualità? La qualità. In un maschio, bro. In un uomo. La sincerità. L'essere vero, senza sovrastrutture. Flavio, la qualità che apprezzi di più in un uomo? Che sappia rispettare le donne. Flavio, la qualità che apprezzi in una donna? Il carattere. Valentina, la qualità che apprezzi in una donna? La capacità di sapersi rialzare sempre. Valentina, cosa ami di più nei tuoi amici? Il loro esserci sempre quando so che ne ho bisogno. Flavio, cosa ami di più nei tuoi amici? Che mi fanno tanto ridere. Flavio, il tuo eroe nella vita reale. Oddio, difficilissimo. No, impossibile. Il mio eroe nella vita reale. Vabbè, quante settimane ho per pensarci? Difficilissimo. Cioè, questa è una domanda crudelissima. Il mio eroe nella vita reale. Ne ho sicuramente uno, devo pensarci. È brutto? No, puoi passare però. Ma nel senso che poi rispondo no, più. Che non rispondi. dai, non. Magari ti viene dopo. Magari mi viene dopo. Valentina, il tuo eroe nella vita reale. Il mio eroe nella vita reale. Oh, guarda, è difficile questa, eh. Questo è proprio difficile. No, perché sicuramente ne dico uno e vabbè, a livello di che mi fa impazzire, parlo artisticamente ogni volta che vedo qualcosa fatto da lei, adoro, è Ellen DeGeneres, ma non so se... Valentina, il tuo motto? Il mio motto? Affronta la vita con leggerezza. Flavio, il tuo motto? Non ho mai avuto un motto, ho sempre affrontato le cose come mi si presentavano... vivi giorno per giorno, dai, vado sul banale. È bello però, è bello. Flavio, il tuo sogno di felicità? Il mio sogno di felicità è... Oddio, sarò banale e ripetitivo, però vedere il mondo. Valentina, il tuo sogno di felicità? Avere sempre vicine le persone in un'atmosfera serena, le persone che amo in un'atmosfera sempre serena, di pace, insomma. Valentina, quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Perdermi. Flavio? Forse rimanere solo. Flavio, come stai oggi? Bene. Valentina? Ho fame. Valentina, come stai oggi? Leggermente in ansia in generale, però bene. Va bene. Valentina, quel che vorresti essere? Quel che vorrei essere? Felice. Flavio? Forse più sicuro per alcuni versi. Flavio, come vorresti morire? Viaggiando. La cambio. Non è spontanea, però era spontanea. No, hai ragione, è bruttissima immagine. No, non voglio morire viaggiando. No. Voglio morire da vecchio. Valentina. Posso copiare? È uguale, sì. Da vecchia. Certo, questo era il questionario di Proust applicato a Valentina Favazza e Flavio Aquilone. Io sono oggi stata banalissima. Vabbè, però, pure io a banalità. Questo, però, vi ho presi di sorpresa. Vi giuro che tutti vengono qui e mi dicono: mi fai sbirciare il foglio? No, non glielo faccio sbirciare perché voglio che quindi ci sia. Bastava guardare una qualsiasi puntata fino a quest'ora. Fino a questo, è che succede molto tardi, capito? Quindi e ci potevamo è difficile preparare. Arrivarci. Perché sono le 23:40, siete in diretta su Radio Cigliano dopo cena con Valentina Favazza, Flavio Aquilone. Ultimo giro di pezzi, è rimasta soltanto questa che devo caricare. Sì. Flavio, sì. Dimmi perché. Questa è una canzone che mi rilassa tantissimo, è una canzone di una cantante che adoro, lei è Erika Badu e l'ho seguita anche live in diversi concerti. Lei è un personaggio molto particolare, molto atipico della black music, diciamo, non piace a tutti, secondo me è immensa. E questo forse non è il suo pezzo più famoso, ma è un pezzo che io ascolto molto volentieri in macchina. Ce l'ascoltiamo allora tutti quanti insieme. Erika Badu, pezzo del 2010, 8 anni fa, sentite come comincia. Un'intro strepitosa. Window Seat, in esclusiva per voi su Radio Cigliano.
bello, che bello. Ragazzi, che cosa avreste fatto se non foste diventati doppiatori? Tu un po' l'hai annunciato, Flavio. Ma io prima. Ho qualcosa a che fare con la musica, anche se anche quello è un ambiente molto molto difficile, forse anche più difficile del cinema. E o qualcosa che ha a che fare con il viaggiare o con il conoscere diverse culture, l'affacciarsi proprio a scenari completamente distanti, oppure qualcosa che ha a che fare con le case. Sì, un'altra mia immobiliarista. Grande anche l'immobiliarista, costruirle proprio, sì, o ristrutturarle. È una cosa che mi piace molto. Sì. Vale, io avrei voluto lavorare con i bambini, anche i bambini con problematiche, oppure avrei voluto aprire un ristorante libreria. Bello. Sì. Dove si mangia ma c'è cultura. Sì. Secondo me è bellissimo. Unire le cose, certo, mangiare, ma non mangiare semplicemente per buttare una cosa nello sì. stomaco, ma anche. Sì, anzi, vorrei. Meglio che stare sul telefonino al ristorante, no? Esatto, infatti. Vorrei proprio uno spazio di biblioteca dove possono venire i ragazzi a leggere, magari dove si organizzano letture di scrittori esordienti, sempre tra un caffè, una cosa. Una cosa mi piace. Ragazzi, dolce o salato? Salato. Salato. E primi o secondi? Primi. 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 E cucinate? Io sì. Tu sì. Lei è bravissima. Flavio no. No, sono impedito. E quando cucini, Valentina, ti piace cucinare per la tua famiglia ristretta o ti piace cucinare anche per gli amici? No, no, mi piace cucinare per la mia famiglia e per i miei per amici. In generale per gli affetti. Credo che un buon piatto venga bene solo se c'è un po' d'affetto dietro. Se già sei nervosa o altro... Non viene bene, quindi come sì. Tutto, cioè. E comunque vorrei spezzare una lancia. Flavio fa delle uova meravigliose. Meglio de cracco. No, le mie uova. Fate le uova pazzesche, io non le faccio. Le uova, dici che ci vuole. Le faccio, sì, sono buone, si mangiano. Le sue sono le stesse, l'olio super. È lo stesso. Quindi sono organizzo super. una serata a base di uova. È giusto che una si sappia. Serata di uova. Sentite, quando staccate, quando il doppiaggio è finito, quando riuscite a staccare, che cos'è che vi piace fare per rilassarvi? Io sono una lettrice accanita, quindi mi metto sul divano con la mia copertina se è inverno, senza se non è inverno, e leggo tanto. Flavio. Io ascolto tanta musica. Ascolto tanta musica quando posso, gioco a videogiochi. Diciamo per rilassarmi, questo sostanzialmente. Ragazzi, ci sono ancora tante persone. No, siamo arrivati. C'è l'ultima foto Sara. Di oggi. Ciao Sara. Ciao Sara. Eccola qua, la mandiamo subito in onda. Grazie Sara per essere con noi. Con la cuffia ci sta seguendo. Certo, lei. Sapete è che è la, forse una. Perché poi quello che sentiamo qua noi è esattamente come va in onda, no? Preciso. Quindi insomma è bello avere, essere calati dentro e sentirci come se fossimo qua. Quando viene qualcuno ad assistere, gli dico sempre: mettiti, ci sono delle altre cuffie là sul tavolo. Dico, mettiti la cuffia, ascoltaci con la cuffia, perché è bello. Infatti, brava. Grazie veramente, ci avete mandato un sacco di WhatsApp. Ragazzi, è il momento di fare il selfie, perché altrimenti non lo facciamo. Il selfie di giornata. Avviciniamoci, mettiamoci tutti quanti qua vicini. Eccolo qua. Ne faccio due. E uno l'abbiamo fatto. E due, il selfie è pronto, non ce lo siamo dimenticato, qualche nostro collega l'ho rincorso per le scale. Voglio perché ci siamo dimenticati. Fai un selfie anche tu. Bravo. Dai, un selfie da laterale, lo facciamo laterale questo. Niente, la tecnologia ti è un po' avversa. Eccoci qua. Grandi, siamo pieni di selfie, ragazzi. Ve lo mando dopo la trasmissione. Quindi mi raccomando, togliete la suoneria al vostro telefonino, perché siete tanti e hai voglia quanto ci vuole a mandare selfie a tutti quanti, perché li devo mandare uno per uno. No, vabbè. Questo è Francesco da Milano, che ha preso e ha dato voce al desiderio. Ho anche la faccia da fame. Grande Francesco, ci piace da morire la vostra creatività. Torniamo in diretta. Erika Badu, Windows City, in diretta su Radio Cigliano. Stiamo ridendo perché stanno arrivando dei controselfie molto divertenti qui al 328-7948-796. Stiamo mandando in onda. Io vi faccio vedere ancora una volta tutte le nostre pagine. Questa è la pagina YouTube. Ho sbagliato. È questa la pagina YouTube Radio Cigliano. Il canale YouTube Radio Cigliano. Iscrivetevi, vogliamo
dobbiamo essere tanti anche lì, perché più siamo più ci divertiamo. Trovate tutti i video in HD appena finite le dirette. Questa è la pagina di Radio Cigliano di Facebook, la conoscete probabilmente, siete lì se ci avete visti, mettete un like perché è l'applauso, e sarete informati di tutte le dirette con anticipo. Ci sono tutti gli strilli di tutte le dirette. Questa è la pagina www.radio.cigliano.org, trovate tutto, anche il QR code, queste immaginette strane per scaricare Radio Cigliano sul vostro telefono. Pagina personale, c'è anche una professionale, ma questa è la pagina personale di Flavio Aquilone, pagina personale di Valentina Favazza. Non accettano tutte le amicizie, ma se mettete qualche riga carina di accompagno, magari le accettano volentieri. Valentina, ultimo pezzo. So qual è, perché è quello lì, te lo sei tenuto per ultimo. Questo è un grandissimo pezzo, adesso spiegami perché l'hai portato stasera. Allora, l'ho portato perché è un pezzo che mi lega molto al mio compagno. Io me l'aspettavo prima o poi una cosa di questo tipo, me l'aspettavo, dicevo arriverà, chi lo sa, perché io non so perché hanno scelto i pezzi, non gliel'ho chiesto prima. E quindi ce l'ascoltiamo. Tra l'altro c'ha un intro infinita, quindi iniziamo a lanciarlo. Questo è un pezzo veramente incredibile. Tra l'altro è un pezzo dell'89. Io pensavo magari che al tuo compagno ti potessi sentire legata con un pezzo un po' più recente. Invece questo è un pezzo... No, perché ci ha fatto compagnia durante un viaggio. È un pezzo immortale. È un pezzo immortale, veramente. Sì. Grandissimo. Lui... strepitoso in tante sue manifestazioni, veramente. Poi io te l'ho detto, sono vecchia scuola. Oro, Incenso e Mirra è uno degli LP più strepitosi, veramente, secondo me, della discografia italiana. Ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che, come dicevo, è del 1989, per chiudere la diretta oggi qui su Radio Cigliano con Flavio Aquilone e Valentina Favazza. Lui è Zucchero, meravigliosa diamante su Radio Cigliano. Che bel pezzo per chiudere, giustamente. Allora, io ti chiedo sempre, ci siamo scordati qualcosa, ragazzi? Penso abbiamo risposto a tutto. No, anche noi abbiamo tante di quelle, siamo indietro qua da morire, abbiamo bravissimi, siete bravissimi, rimarrà tutta sulla chat di Facebook, quindi la potete rileggere. Flavio è un signore, dice Vale, specialmente quando fa i regali a Porta di Roma e viene importunato da un moccioso di un metro che gli dice: hai la voce di quello che guarda in televisione mamma. Allora, grande, dice Luca, uno speciale saluto a Valentina da parte di Lillo, il nostro Lillo che dice idolo. Suoni comunque, Flavio, e suoni davvero con passione, dice Andrea Lavannino che ci sta seguendo. Andrea, un saluto speciale a tutti voi da Stefano Avvisati, ciao Stefano. Flavio, ma perché ti avvicini sempre al microfono quando parli? Tanto ti sentiamo benissimo lo stesso. Hai ragione, l'ho appena rifatto. È un po' ce l'abbiamo un po' di deformazione. È un difetto, perché spesso mi capita di vedere persone, no, che hanno un microfono, però non è un microfono come questo, un microfono direzionale. Che no? Devono stare incollati. Che tipo stanno così e non si sente nulla, una mazza. Io dico, mazzo, avvicinati al microfono. Un po' ci viene. Ciao ex vicini, ci mancate ancora. Ciao Alessio Cigliano, ciao Valentina da parte di Marco, parlando di Soap, ma sono l'unico che ricorda Laura Salfeld. Sì, era una cosa che avevo fatto all'inizio. Tempesta d'amore era? Tempesta d'amore. Vedi, se lo ricorda anche Paolo, se lo ricordano tutti. La tua voce di Adrian di Miraculous è bellissima, complimenti. Grazie. L'adore ti calza a pennello. Ah, grazie. Ti calza l'attore a pennello sulla tua voce. Abbiamo fatto un'inversione. Flavio, devo dire che sei un esempio da seguire per quello che hai detto sull'uso dei social, pensa quanto siamo indietro. Per questo sto cercando di limitarmi su Facebook, bla 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 bla. Grande interpretazione di Iris, di Valentina in Flash. Potrebbe reinterpretare per me questo breve pezzo, ma non c'è. Ah, sarà soltanto nella notte più oscura. Vai, c'è qua. Sarà soltanto nella notte più oscura che potremo rivedere la luce e sapere con certezza che non siamo soli. E non saremo mai e poi mai soli. Il fatto delle citazioni che sanno veramente, si ricordano, è meraviglioso, è meraviglioso. Andres dice il settimo fratellino. Valentina, per il film Tomb Raider, non ti hanno chiamata per il provino su Tomb Raider? No.
Non sei stata chiamata proprio. No, ma è stata, come dicevamo prima, una scelta artistica. Una scelta artistica, certo. Bellissimi, bravissimi, ci dicono tutti quanti. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Sia in Teen Wolf che in Flash e in The Ultimate Spider-Man nel doppiaggio presenti tutti e due. C'eravate tutti e due. Lei doppiava Felicity Jones. Ovviamente, separati. Separati. Ovviamente separatissimi. Beh, sì, in... Allora, Spider-Man sicuramente. Molte si avvicina un po', però. No, adesso vado di là. E basta, basta. In Teen Wolf, però, siamo stati spesso insieme. In Teen Wolf, sì. Ma sì, perché è una società che ci fa spesso lavorare insieme. Sì, poi dipende, sì. Travio, che emozioni hai provato in Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, quando hai doppiato Harry Osborn? Vabbè, il personaggio di Goblin è un personaggio, insomma, complesso e particolare. Mi è dispiaciuto che non ha avuto poi un seguito. Anche quello è rimasto lì, diciamo. Poi hanno fatto il reboot e quindi hanno cambiato tutto, hanno cambiato gli attori, la storia, tutto quanto hanno cambiato. Sì, sì. Io speravo invece magari in un'altra fate nell'altro baglio, porca miseria. Senti, Andres ci ringrazia per le parole che abbiamo detto per incoraggiarlo a diventare un doppiatore. Siete stupendi, ci dicono tanti. Scusa, puoi leggere Luca? Luca, io quando mi drogo guardo le vostre foto, ma ascolto la voce di qualcun altro grande. Grandissimo, siete stupendi. Valentina, tra Alicia Vikander e Felicity Jones, con quale ti incolli meglio o ti senti meglio? Ma le amo tutte e due, e devo dire che ho un'empatia maggiore con Alicia Vikander. Flavio, c'era una volta è il figlio di Tremotino, e Bella è il figliastro di Sora dei Digimon. Figliastro di Sora dei Digimon. Ma questa non ce la ricordiamo, mi sembra. Oddio, non me la ricordo veramente. Io? Allora, con loro la passione, l'umanità e i sentimenti che ci mettete si sente parecchio. Un esempio è Danish Girl. Grazie, grazie. Dobbiamo rientrare perché è finita la canzone. Zucchero, diamante, ultimo pezzo portato oggi alla vostra attenzione per l'anima musicale, per scoprire, per sentire il cuore in musica di Valentina e di Flavio, che sono qui accanto a me in questa meravigliosa serata. Oggi è il 5 aprile 2018, se non è il 5 aprile state guardando una replica, la potete guardare su YouTube, anche su Facebook, ma su YouTube la trovate, come dire, più in HD, quindi insomma, perché non vederci bene? Anche su un bel televisore, se riuscite a mandarci. Ragazzi, tante messaggi. Emma si è messa a piangere dall'emozione per il disegno suo che abbiamo mandato in onda. Il commento è una figata. Credo che siate le due uniche persone che conosco, dice Maristella, mia Maristella, cugina, che a fare il lavoro che veramente amano. Bravi, anch'io nel mio piccolo sono orgogliosa di voi. Grazie. Io vi sto seguendo dal telefonino, dice Francesco. Stasera, chi c'è stasera? Un salutone caloroso a tutte e tre e a mamma Garnet. Non me ne vuole Flavio. Allora, la risata di Light ce l'avevo per gli SMS, guarda che no, c'è Claudia. Claudia, duo spettacolare. Volevo dire a Flavio, oddio, che c'è un video su YouTube con le diverse versioni di quella risata, e la sua è più apprezzata perché hanno fatto un collage di tutti i doppiaggi, di tutte le edizioni, vista, sì. E la tua è la più apprezzata anche dalle persone straniere. Wow, che bel complimento. Sì. Allora, ciao Valentina, come è stato doppiare Lovely Complex? Divertentissimo, era un anime giapponese comico ed era molto molto divertente, davvero. Vi danno un sacco di complimenti, quanto è stato, quanti siete belli. Flavio, cosa ti piace di più della serie Le Regole del Delitto Perfetto? Per me siete una squadra fantastica. Beh, direi Viola Davis, la cosa che mi piace di più. Sì, eh? Lei è un'attrice straordinaria, è un personaggio meraviglioso. Lei è tutto, lei è quella serie. Allora, Cristiano ha appena finito di vedere Death Note per la prima volta proprio ieri e dice che è l'attore che doppia Light, ma mi sono subito detto ma quanto è bravo. Complimenti davvero, quando il livello medio è alto è difficile svettare, ma con quell'interpretazione è accaduto. Grande. Ti ringrazio di cuore. Valentina, nel film Madre è stato impegnativo doppiare Jennifer Lawrence, chiede Sasha? Ciao Sasha, è stato impegnativissimo doppiare Jennifer Lawrence in Madre, perché abbiamo fatto un lavoro molto di fino, molto attento, e non era per niente facile, è un ruolo complicato, non so se, vabbè, non voglio dire nulla a chi non l'ha visto, ma è stata una bella prova.
veramente bella secondo prova. Me ci stanno salutando anche su WhatsApp, ci saluta Annalisa per tutti quanti, grazie ancora per avermi ciao, risposto Annalisa. Beh vabbè, questo è sempre Giuseppe che ci aveva fatto quella domanda sul doppiaggio, che ha fatto, come si chiamano, i meme. Questi qua, un meme che trovo esilarante. Ti prego, esilarante, questo è esilarante, questo lo metto sulla pagina di Radio Cigliano, spero di ritrovarlo più tardi perché è veramente esilarante, grandissimo. E allora oggi anch'io voglio metterci la faccia, anche se non sono fotogenico, ed è Fabio quello che fa i cappuccini, grandissimo Fabio. Bravo Fabio, ha davanti proprio una tazza per farci vedere che lui sta quasi lavorando. Però io adesso voglio assaggiarlo un cappuccino, sì, perché poi ci fai venire voglia veramente. Io credo che sia dalle parti di Rimini, se non mi ricordo male. Vabbè, se capitiamo a Rimini, ma se capitiamo dalle parti tue poi mi informo meglio dove sei, un cappuccino da te, ma... assolutamente con dedica, forse sto sbagliando. Ovvio. Però insomma, grande cappuccino con dedica è fighissimo, e se ce lo pubblichi sulle nostre pagine Instagram e ci tagghi è bello, perché ce l'abbiamo anche sulle nostre pagine Instagram. Yes. Qui c'è un'altra perla. Oddio. Aspetta, oddio, qua c'è un'altra. Oddio, c'hanno sono diventato sei diventato un meme vivente. Cosa dico? Allora, questa è col cavolo che mi stacco dal microfono. Grande. Vabbè, è il nostro compagno di tutti i giorni, è veramente. Ci ho messo le radici. Ci ha attaccato, sta attaccato al microfono. Grazie ragazzi, siete grandissimi. Io non so quanti di voi voi lo sapete che adesso vi devo dare la sola di giornata? Che vuol dire? Adesso lo scoprirete. Vi dovete dire intanto, perché la do a tutte e due, ma il secondo sarà avvantaggiato. Chi è che prende la sola? Dai, prendo a io schiaffo. La prendi tu, Vale? Ok, la prendi tu, ma Vale? Ma se non ho risposto a due domande, tu ci avrai possibilità di battanti. C'è anche Dario Oppido, c'è Luciano Meli, c'è Lilli Manzini, tanta gente. Ciao. Buonasera a tutti e complimenti per il programma, mettete molta allegria, grazie veramente. Anche Pezzulli, pensa quanto siamo indietro, cominciò con un ruolo marginale in Genitori a Blue Jeans prima di Titanic, che stavi dicendo. Praticamente abbiamo smesso di leggere un'ora fa. Ma no, è che sono così tanti. Poi adesso, prima c'era una comoda barretta che mi diceva a che punto eravamo dei messaggi, che adesso ovviamente, perché sparita. Quando c'è una cosa comoda Facebook la leva. Giusto. Francesco dice che Valentina sei bellissima. Grazie. Allora, ricordo benissimo quando, tornando a casa dal cinema, andare a cercare che avesse doppiato la frase "tutti credono che io sia cresciuto in una fattoria", e forse in un certo senso è vero, ma avevo già vissuto mille vite in quelle sei settimane nell'inverno del 1931 dal film Era mio padre. Bellissimo, se lo ricorda Francesco. Io ero un ragazzino, direzione di Fiamma Izzo, pensa che a distanza di... non so, tanti anni, svariati anni, io ancora mi ricordo le frasi che ho doppiato. Pensa, che è una cosa abbastanza complicata per no, noi. No, è impossibile. Sì. Cioè, io ancora proprio perché ricordo. Rimuoviamo in maniera, sì, ci sta qualche telefonino che entra induce un pochino, che induce un pochino. Siete tutti, ma veramente i complimenti sono tantissimi, io non so come fare. Quando inizierete il doppiaggio per la quarta stagione di Fear the Walking Dead, come ti trovi con Frank Delane? L'abbiamo già iniziata, si può dire? Che l'abbiamo iniziata si può okay, dire. Ok, va bene, questo si può dire perché siamo sotto copyright, sotto privacy. Diciamo, onestamente, non è tra le mie serie preferite. Ok. Però mi trovo bene, quello sicuramente. Lui poi è un piacere seguirlo. Bene, allora qua ci sono anche tante domande che abbiamo fatto, veramente ci saluto tutti quanti, io però devo andare verso la fine perché tante domande sono saltate oggi, ma veramente eravate così tanti che non saprei trovarle, non saprei quale scegliere e quale saltare. C'era Sara Ferranti che ci ha salutato. Ciao Saretta. Ciao Sara, tutti quanti si complimentano veramente tanti. Grazie. Enzo, Simone, Emanuela, Ilaria, Daniel, si complimentano veramente tutti quanti con noi e ci sono tante domande. Vabbè, abbiamo cercato di essere super social insieme a voi, c'è ancora WhatsApp che continua, è di città di Sant'Angelo in provincia di Pescara, e ci aspetta per il cappuccino. Veniamo. Ci aspetta per il cappuccino. Allora, i prossimi appuntamenti, mi ricorda Ignazio, mi fanno anche da Valletti, questo è bellissimo. I prossimi appuntamenti di Radio Cigliano: sabato non andiamo in onda, dopodomani, perché saremo al Romix, cioè il festival del doppiaggio, il gran galà del doppiaggio, la radio sarà lì. Purtroppo, non avendo la possibilità di andare in diretta, registro e spero di poter mandare la registrata sia su Facebook che su
sulla app Radio Cigliano, sulla radio, domenica pomeriggio. Spero di riuscire a farcela, vi comunicherò domenica se ci riesco, ma nel frattempo, se volete venire al Romix e essere dei nostri e vedere come facciamo io e Alessandro Bianconi la diretta, commentando un po' come se fossero dei fuori onda quello che succede sul palco, venite al Romix, vi aspettiamo, credo al padiglione 8, la diretta è alle 18 e saremo lì ovviamente con la radio. Settimana prossima ci sarà un grande, un barra grande a collega, non so se maschio o femmina, vi dico che sarà una grande puntata. Dopo cena con, torna ovviamente giovedì prossimo, sempre in diretta su Radio Cigliano, mentre sabato della settimana successiva riprendono le dirette di Se prima eravamo in due in studio con gli ospiti soliti. Allora io devo ringraziare Flavio, guarda quanti sono veramente, scusate ma siete tantissimi, non riusciamo a leggerli tutti, poi li leggeremo e magari li commentiamo così uno per volta. Allora io devo ringraziare Flavio e Valentina, perché grazie. Allora siamo in diretta da 3 ore ragazzi, com'è? No, pazzesco, è volato, il tempo è volato. Stai mentendo. Siamo in diretta, no non mento veramente, ci ringraziano tutti quanti per la bella serata, magari poter venire a Romix ci dicono, e venite se saremo lì a fare la radio. Allora io vi ringrazio veramente, perché un po' mettersi in gioco è bello, però uno deve anche avere voglia, certo, di volerlo fare, secondo me, e oggi siete stati veramente fenomenali. Due grandi artisti, due grandi amici sono stati qui ospiti. Grazie a te. Gli appuntamenti li sapete. Valentina Favazza, chiudi la puntata. Quindi? Come la chiudo? Chiudi la puntata. Chiudo la puntata. Grazie la per telecamera averci... è quella. Grazie per averci seguiti. Grazie per averci seguiti. Noi ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi, di avervi fatto conoscere musica nuova e di non avervi annoiati, ma dubito. Ciao. Flavio Quilone, chiudi la puntata. Io ringrazio tutti quanti per i messaggi e per l'affetto che ci avete dato, per noi è veramente veramente importante. E vi mando un abbraccio e speriamo a presto. Siamo fantastici a chiudere le puntate. Allora, vi dico soltanto una cosa. L'ho detto a Cristian Iassante, ci ha messo 25 minuti. Vedi, allora, a un certo punto ho caricato un bazooka e ho detto io ti abbatto. Perché ci ha messo come 25 minuti. Però ognuno ha la sua maniera di chiudere la puntata. E questo è il bello di Dopo Cena Con. Gli appuntamenti li conoscete. Like da tutte le parti. Condividete anche postumo questo video, cioè anche dopo che avremo finito di farlo, sulle vostre pagine, perché Facebook, perché è bello che ci sia sempre più gente. Io ringrazio Valentina, grazie, ringrazio Flavio veramente per essere stati con noi, per aver partecipato, per essersi messi in gioco. Ci vediamo alla, non è ancora finita, attenzione, ci vediamo, perché chiudiamo prima con la radio e poi con Facebook, e ci vediamo al prossimo appuntamento in diretta su Radio Cigliano. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte. E adesso chiudiamo con Facebook, perché non finisce mai. Vi do la telecamera alta, quella lì, eccoci qua. Grazie a tutti, grazie di essere stati con noi. Buonanotte a tutti voi che ci avete seguiti. Ci vediamo alla prossima diretta. Grazie a tutti. Ciao. Buonanotte.